Eccoci qua. Benvenuti al teatro della Diga del Vajont. Non so perché vi siete sintonizzati stasera per ascoltare questa storia. Su alcuni giornali questo di stasera è indicato come un documentario, in altri giornali come un film drammatico. E invece siete in un teatro. Questa gente è qui per ascoltare teatro. Per una sera rubiamo la scena all'attualità e facciamo una diretta sulla memoria. Ecco perché è così difficile scriverlo, definire che cosa facciamo stasera. Forse non esiste una diretta sulla memoria. Che cos'è? Beh, insomma, è una specie di nodo al fazzoletto che noi ci siamo già fatti. Proviamo a raccontarlo insieme. Proviamo a farlo capire. Chiedo un po' di aiuto ogni tanto. Quanto pesa un metro cubo d'acqua? Perfetto. Basta mettersi d'accordo sulla misura e ci siamo. Un metro cubo d'acqua è grande così. E le frane le misurano a metri cubi, perché è l'unica misura che resta fissa. Perché il peso cambia a seconda che dentro c'è fango, terra. Allora, il 9 ottobre del 63, dal monte Toc, qui sul fianco sinistro della valle del Vajont, si stacca una frana di 260 milioni di metri cubi di roccia. Piomba nel lago, dietro la diga del Vajont, e solleva un'onda di solo 50 milioni di metri cubi d'acqua, che solo per metà passa dall'altra parte della diga, ma è più che sufficiente a spazzare via dalla faccia della terra 5 paesi. Longarone, Tirago, Rivalta, Codissago, Faè, 2000 i morti. La storia della diga del Vajont, iniziata 7 anni prima, conclude in 4 minuti di apocalisse, con l'olocausto di 2000 vittime. Io il 10 ottobre andavo in seconda elementare. Mi sveglio la mattina alle 7:30, mia mamma piange. Non avrà mica già litigato con mio papà alle 7:30 di mattina. Non era mica a casa mio papà. Ricordo il giornale radio, Longarone non c'è più. Longarone. Ma non avevamo mica parenti noi a Longarone. Aspetta. Ma certo, me la ricordavo. Sì, perché per me all'epoca Longarone era una stazione sulla ferrovia delle vacanze, certo. Perché noi andavamo in vacanza sempre nello stesso posto. Io le stazioni le avevo imparate. Andare in su, venire in giù, sempre quelle. A scendere, ste stazioni si chiamavano Calalzo di Cadore. Tutum, 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 tutum. Poi c'era Sottocastello, che c'è un'altra diga, ma il treno non ferma neanche. Tutum, tutum, tutum. Poi c'era Perarolo, tutum, tutum, tutum. Ospitale, tutum, tutum, tutum. Castellavazzo, tutum, 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 tutum. Longarone. Ecco la valle della sciagura. Fango, silenzio, solitudine. E capire subito che tutto ciò è definitivo. Più niente da fare o da dire. 5 paesi, migliaia di persone, ieri c'erano, oggi sono terra. E nessuno ha colpa. Nessuno poteva prevedere. In tempi atomici si potrebbe dire che questa è una sciagura pulita. E gli uomini non ci hanno messo le mani. Tutto fatto dalla natura, che non è buona, non è cattiva, ma indifferente. E ci vogliono queste sciagure per capirlo. Non uno di noi, moscerini, vivo. Se davvero la natura si decidesse a muoverci guerra. Belle parole, potenti. Sono di uno dei giornalisti più importanti della nostra storia recente, Giorgio Bocca, sul Giorno, venerdì 11 ottobre del 63. Ma non soltanto lui, no? Tutti gli inviati speciali arrivano, spaventà come formiche sotto la diga, perché gli tirano sassi, via di qua. E in mezzo a questi signori ce n'è uno di Belluno, e la diga è qua, sul confine tra Veneto e Friuli. E allora questo signore la storia la sente più degli altri. E scrive sul suo giornale ispirato, un sasso è caduto in un bicchiere, l'acqua è uscita sulla tovaglia, tutto qua, solo che il sasso era grande come una montagna, il bicchiere alto centinaia di metri, e giù sulla tovaglia stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. E non è che si sia rotto il bicchiere, non si può dar della bestia a chi l'ha costruito, perché quel bicchiere era fatto ben, a regola d'arte. Testimonianza della tenacia e del coraggio umani. La diga del Vajont era ed è un capolavoro, anche dal punto di vista estetico. Dino Buzzati, Corriere della Sera, venerdì 11 ottobre del 63. La diga del Vajont era ed è un capolavoro. Era ed è? Ebbè, ma sì!
La diga non era mica crollata come sembrava al primo momento. Eccola là. Era rimasta in piedi, con tutto quel che è successo. E così dall'anno dopo, da quando hanno ricostruito la ferrovia e noi abbiamo ricominciato ad andare in vacanza sempre nello stesso posto, perché io finché ho avuto 18 anni sono andato in vacanza sempre nello stesso posto e dopo basta. E allora là, sul treno, col naso incollato al finestrino, tutum tutum, tutum tutum, è questa la valle? No, aspetta, tutum tutum, tutum tutum, è questa la valle? No, aspetta, tutum tutum, tutum tutum, è questa la valle? No, aspetta, ma quando arriva l'Ungarone? Adesso. Quando il treno entrava in stazione, tu per un minuto la vedevi, la diga bianca in mezzo alle montagne nere, e ti venivano dentro qua due sentimenti, quello delle mamme e quello dei papà. Il sentimento delle mamme si chiamava povera Longaron, povera Longaron, povera Longarone, ed era un sentimento per fondamenta, fondamenta senza muri che venivano su in mezzo alla ghiaia del Piave che aveva riempito tutta la valle, e a noi bambini avevano spiegato che sotto a quei sassi c'erano ancora i morti, non li avevano trovati tutti. E allora io avevo questo sentimento disciplinato a nome povera Longaron, povera Longaron, povera Longarone, però non potevo fare a meno di averne un altro sentimento qua, quello dei papà per la diga, perché era rimasta su. E io bambino pensavo, ma insomma la montagna è cascata, ma la diga ha tenuto, il suo dovere l'ha fatto. Se fosse cascata la diga sarebbe andata peggio, no? E allora un po' di consolazione ti resta dentro. E con questa consolazione qua si diventa grandi. Anche perché poi i maschi, a una certa età dello sviluppo, davanti a una diga, sono tutti là. Impiantati. Come davanti a una porta aerei, là. Perché noi maschi, tutti, non c'entra niente che poi da grande uno diventa antimilitarista, tutti, tutti. C'è un'età canonica dello sviluppo in cui il maschio davanti alla porta aerei si impianta. Perché quando lui non capisce cosa c'è là dentro, pur intuisce che lì è il segreto del progresso, quando cresce lo insegnano anche a lui, così gli viene voglia di crescere subito. Come fai a crescere? Leggi libri. Me l'ha sempre detto, vuoi diventare grande? Leggi libri. Ogni viaggio in treno, un libro. 20.000 leghe sotto i mari, letto, altro libro, altro viaggio. Le tigri della Malesia, letto, altro libro, altro viaggio. Ivano, due volumi, due viaggi. Si diventa grandi per forza con Ivano, Poi arrivano i libri che ti scegli tu. Quelli che compri coi tuoi soldi, il primo, 100 anni di solitudine, bellissimo, capio niente prima volta, ma bello. Poi ricordo ho letto Siddhartha, capio niente 3 volte, ma bello, bello, bello. E un anno, mi ricordo ho letto anche Porci con le ali, una porcheria. Io non so come ho fatto a leggere quella roba là. È che per diventare grande devi leggere tutto, non puoi saperlo prima se è una porcheria. Così un anno, alla stazione di Calalzo per il viaggio di ritorno, mi trovo senza libro, che li ho letti tutti, e mi preoccupo, e poi ne prendo uno all'edicola della stazione, questo, sulla pelle viva, come si costruisce una catastrofe, il caso Vaillant. Vaillant, mi interessava, dai, compra il libro, parte il treno, leggi il libro, tutum tutum, tutum tutum, tutum tutum, tutum tutum, tutum tutum, tutum tutum, tutum tutum. Come si costruisce una catastrofe. Ma la diga non era costruita bene, a regola d'arte. Come si costruisce a regola d'arte, ma che? Una diga o una catastrofe? Ma chi è questa? Tina Merlin? E chi è Tina Merlin? È Giorgio Bocca? È Dino Buzzati? Chi è Tina Merlin? Leggi il risvolto di copertina che te lo dice. Giusto. Tina Merlin è nata a Trichiana, Belluno, nel 1926. Ha svolto attività giornalistica dal 51, lavorando per 30 anni all'Unità. Ah. Capivo tutto. E dai, per piacere, che l'Unità negli anni 60 non era un quotidiano.
Era un bollettino di partito e in Valle del Piave vendeva 7 copie. 6 per gli iscritti al PC e una per l'osteria di Piero Corona che aveva fatto la resistenza e quindi lo comprava. Dopo lo nascondeva sotto il gazzettino, ma il suo dovere lo faceva sempre. Corrispondente locale, non è finita. Ha partecipato alla resistenza come staffetta partigiana nel Bellunese. Ma allora ho capito tutto sul serio. Che io sapevo tutto dei partigiani fin da piccolo, che mi hanno tirato su bene a me, sa? Sapevo che i partigiani durante la guerra stavano in montagna, sulle malghe, in gruppo. E ciò per forza, perché in montagna, da soli, di notte. Però ci vuole qualcuno che faccia il collegamento tra una malga e l'altra, tra un gruppo e l'altro. E chi è che mandi? Una donna? Mi par giusta. Così, oltre che dai tedeschi, deve aver paura di tutti quelli che trova per strada. Perché dopo tutto è pur sempre una donna, anche se nascosta sotto documenti messi da tutte le parti. E cosa fa sta disgraziata? Pedala! Ale, via con la bicicletta e la paura che ti ferma qualcuno per farti comunque del male. Dove finisce la strada? Su, a piedi, in mezzo agli alberi del bosco, una bersagliera, ecco che cos'è, una staffetta partigiana. Oh, ma uno che fa quella vita a 20 anni, vuoi che in cambio non le sia mai capitata un'occasione di quelle che... Beh, chi va in montagna mi capisce al volo, senti. Una di quelle volte che ti sei alzato la mattina presto, stai sudando ormai da ore come un becco sotto lo zaino verso il rifugio che è là. Sono 3 ore che è là. Perché li spostano? Ci ho messo anni a capirlo, eh? Lo fanno per il tuo bene, ma li spostano, chiaro. Tu sei là che ti domandi chi è che te l'ha fatta fare questa fatica, ti casca l'occhio indietro un attimo e capisci da solo che valeva la pena di far tutta la fatica del mondo per arrivare là in quel momento lì, perché giù il fondovalle da dove sei partito è già coperto di nuvole, ma tu ormai sei sopra, è limpido sopra, a 360 gradi hai le montagne, le crode lì intorno a una che ti par di poterci volare sopra come un rapace. Ed eccolo là il libro della Merlin. Ecco che cos'è. Non è un'altra storia. È la stessa storia, ma è un altro punto di vista. Non il punto di vista delle formiche, di quelli che arriva dopo la tragedia, inviati spaventati. No, no, no. È il punto di vista del falco, di chi le cose le ha viste da prima, dall'alto, da sopra. E infatti Tina non racconta la storia della... povera Longarone che è stata rasa al suolo, cancellata, e giustamente è diventata il protagonista di questa storia. No, lei sceglie di raccontare la storia dei comprimari, altri 2 paesi che non sono stati distrutti, soltanto lesionati, e quindi ce li siamo dimenticati, anche perché non si vedono. Eh no, perché stavano sopra la diga, dalla parte friulana del Vajont, sulla sponda del lago, paesi lesionati, che poi avevano un nome così brutto che non si poteva certo mettere sui libri di scuola. 2 paesi che non si può nominare in pubblico senza commettere turpiloquio. Erto e Casso, a scelta nell'ordine. A Erto e Casso, dal 56 al 63, si è combattuta guerra. Da una parte i 2 paesi, dall'altra la società che costruiva la diga. Beh, guarda, dopo è facile dire quando è cominciata la guerra, il difficile è dire quando è cominciata la vigilia della guerra e come. Beh, si può dire che Erto e Casso sia cominciata nel 1929, col disgelo, con la riapertura della strada carrozzabile militare, sia cominciata su un sidecar, lento, un 4 tempi, 2 passeggeri, zaini, bagagli, piccozze, strumenti di rilevazione, un bel teodolite, poi delle paline bianche e rosse da misurazione piantate sul culo del sidecar a fare la ruota come sul culo di un tacchino, e soprattutto una macchina fotografica. Guarda, 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 costume tipico di Erto. Che costume, fermo, fermo là, paf, contadine di Erto, paf, malgari di Casso, paf, la pastora. Ma cos'è l'intervallo? Ma che simpatici sti 2 fotografi, dopo una settimana che sono in paese, e sembra di averli sempre conosciuti e studiati.
Due lauree, quattro occhiali in due. Due da vista, due da moto, ovvio. Tra una foto e l'altra lavorano. Uno è ingegner, Carlo Semenza. Elegante, block notes, trench, regolo calcolatore dai numeri. Regolare. Quell'altro, geologo, il dise. Va in giro, fa passeggiate, raccoglie impressioni geologiche dalle montagne. Giorgio dal Piazza, barba da frate indovino, grasso, ma, grasso, ma. Non si capiva mai quanto fosse grasso del suo o per tutti i sassi che si riempiva le scarselle. Dopo un po' di tempo che sono lì in paese, un giorno come gli altri, ma prima di partire scattano le prime due foto cartolina dei paesi. Paf, panorama di Erto, paf, panorama di Casso. Guardate le cartoline. In quella di Erto si vedono i camini delle case piegati all'indietro per arrivare a sputare fin sui marciapiedi di Casso a 4 km distante. In quella di Casso, che ovviamente va vista in piedi, c'è il campanile del paese piegato all'indietro per arrivare a pisciare fin sulle tegole di Erto. Stessa distanza. Un ben dell'anima, si vogliono. Ma come spesso succede ai paesi confinanti. Solo che questi due non sono due paesi, ma due parti dello stesso paese che un catasto lungimirante ha riunito in un comune a nome Erto Casso. Quindi chiaro che sono separati in casa. Ma non ci si sposa neanche tra gli uni e gli altri. Cosa ammetti sulle partecipazioni? Parolacce. Due lingue distinte. Erto, in fondo alla valle, parla un friulano, ladino, antico, duro, ostico. Casso, che è qua sopra, si dice sia arrivata dopo. Essendo più vicina al Piave, parla più un dialetto bellunese cadorino. E traffica con Longarone, mentre Erto di là, con il Friuli, con la Valcellina. Divisi in tutto, le uniche parole in comune, le bestemmie. A obice. Per finire sta fotografia veloce, nel 56, che poi parte la storia, Erto faceva 850 abitanti e 9 osterie. Fatta la media? No. Casso faceva 450 abitanti, 3 osterie. È più bassa la media, quindi Erto fa il capoluogo. Ma è ovvio, le osterie sono un parametro fondamentale della qualità della vita, per piacere. Le osterie spesso cosa sono? Una parte della casa con la stufa, il bottiglione, uso libero e indiscriminato dello stesso. Nelle osterie si gioca, si discute e si bestemmia con una regolarità impressionante. Tanto che i due parroci hanno rinunciato a estirparle. Dice che esula dalla missione pastorale. Ma è vero. A quel punto la bestemmia c'entra più niente con la religione. C'entra con la sintassi. Essa sostituisce tutti gli articoli e le congiunzioni tra una parola e l'altra. Cavi la bestemmia, non scorre più il discorso. Ipocriti. Non crediate di cavarvela così. La religione è un'altra cosa, va bene? A Erto fanno una di quelle processioni del Venerdì Santo che una volta nella vita vanno viste e rispettate. Processione con le catene vere. Che quando le femmine sente il ferro che sbatte sul marmo della chiesa, gli viene la palpitazione e si accende la passione. Prendono il giovanotto più prestante del paese, Chimì, sì, ti. Gli fan fare il povero Cristo nudo. Una via crucis come Dio comanda, lo mette in croce quanto basta, poi lo slegano e tutti a bere in osteria. Spesso dimenticando il Giuda impicca sull'albero. Ma non per cattiveria. Ma ora non è che a Pasqua da quelle parti sia poi così caldo. Ora che un si ricorda va a sgelare il Giuda, quello è legato già sa che tira moccoli. Per scongelarlo in osteria col vino e la grappa viene notte fonda. Ed è per questa fondata ragion che da quelle parti a messa prima a Pasqua trovi solo donne. Gli uomini deve ancora rimettersi dalla passione del venerdì. Paesi poveri, contadini, ignoranti, duri, dimenticati da Dio? Forse no. Dagli uomini, sicuro. La prima strada in questa valle l'han fatta istriaci nel 15 per fare cucù agli alpini sopra il Piave durante la Grande Guerra. Se no chissà quanto avrebbero aspettato anche la strada. Ma è proprio sulla strada che nel 29 e poi nel 56 arriverà la Sade. Ah già, chi è la Sade? Società Adriatica di Elettricità. Una idroelettrica privata. Erano tutte private all'inizio del secolo. Si dividevano il territorio italiano a fettine. La Sade
era una Fiat delle società idroelettriche, una numero uno, fondata da uno dei più straordinari capitalisti del nostro secolo. Lo so benissimo che la parola è passata di moda, ma questo signor qua girava col monocolo e il cilindro, come Paperon de Paperoni, pare quello delle caricature. Chi è l'uomo? Giuseppe Volpi, conte di Misurata, un uomo eclettico, straordinario, nominato conte per meriti speciali dal re d'Italia nella campagna d'Africa, è uno che quando ha un'idea brillante la realizza. Sua l'idea di fare Porto Marghera sul bordo della laguna di Venezia. Sua la compagnia italiana Grandi Alberghi, si dà da fare. Sua e tra le altre mille cose l'idea della mostra del cinema di Venezia, dove c'è ancora una Coppa Volpi che ne perpetua il nome. Beh, chiaro che quando un signor così si lancia in politica, lo fa alla grande. Nel 22 iscrive al Partito Nazionale Fascista, nel 23 è già ministro delle finanze. Io ne conosco solo uno che ha fatto più in fretta di così. Boni. Per piacere, la gente va giudicata per quel che fa, non per quel che è. Se no tra un po' vi mettete a giudicare le mamme che li hanno fatti e questo non è giusto, va bene? Volpi, per esempio, fa del bene? Sì, certo. Come ministro delle finanze fa varare al governo Mussolini leggi che finanziano a fondo perduto fino al 50% le aziende che costruiscono nuovi impianti idroelettrici. Cioè lui. Sì. Quindi fa del bene. Beh, a sé sì. Inaugurando così una pratica che quando uno fa politica non deve dimenticare la bottega, se no va tutto a remengo. Come vedete la pratica è seguitissima. Ma restando ai serbatoi, perché di questo parliamo stasera, quanti ce n'è in sparsi per l'Italia di idroelettrici? 600? Più o meno. 300 pubblici dell'Enel, altri 300 di gestori misti, pubblico, privati, eccetera. Sono pochi? Pochi. Ma quante volte? Mi ricordo da bambino col papà andando a fare un picnic in montagna, giravo con la macchina alla curva della valle, trovavo la diga davanti, dicevo, orco cane, anche qua? L'anno scorso c'era mica. Voi su che sussidiario avete studiato all'elementari? Perché su questo che si fonda l'ultimo brandello di unità nazionale di questo paese, sta attento. Il sussidiario delle elementari aveva un disegno chiarissimo il mio, questo era il fiume italiano, no? Ecco, dove il fiume italiano si gettava nel mare, qua, c'era sempre un porto operoso, qua. Il porto è operoso per definizione, va bene? In alto sul fiume c'era la diga, te lo ricordi sto disegno? Ecco, eccola qui, dalla diga cosa uscivano? I tubi che arrivavano alla centrale, da cui uscivano i fili. Come? Non si sa, perché dopo anni di scuola come dai tubi si passa ai fili, resta un mistero. I fili seguono il corso del fiume e arrivano fino al porto operoso dove arrivano navi da tutto il mondo che scelgono noi altri Italia per scaricare le sue merci, che scaricate dalle navi sono caricate sulle chiatte che risalgono i fiumi, perché sui libri di scuola i fiumi italiani sono tutti navigabili. Arrivano fino a una città operosa dove scaricate dalle chiatte sono lavorate dalle industrie che usa gli stessi fili che vengono giù dalle montagne. Cosa ci importa a noi italiani se non abbiamo né carbone né petrolio? Noi abbiamo il boiler. C'era una frase da imparare a memoria sul libro. L'Italia è un paese povero di risorse ma ricco di energie. Cosa sono le energie? L'acqua! Sono cresciuto da bambino con l'idea che noi eravamo tutti come Leonardo da Vinci, perché sfruttando i salti dell'acqua che costa niente, noi facciamo tutto. E quando nasce quest'idea? Negli anni 30, come il mio sussidiario del resto. Nel periodo in cui, l'Italia deve varare una politica autarchica per far marciare l'industria bellica. È proprio a partire da quegli anni che tutte le valli sono percorse da gente in sidecar che va a cercare il posto giusto dove costruire impianti. Allora, se su questa cartina tolta dal libro, aggiungete un paio di affluenti e la piazzate poi su una carta geografica vera, battezzando, che so, il porto operoso Venezia, una cittadina quassù, Cortina, un'altra cittadina qui, Longarone, alla confluenza di due affluenti, come chiamate il fiume? Piave. Lungo il Piave, a partire dagli anni 30, la SADE ha costruito 7 impianti idroelettrici, che tutti insieme dovevano produrre un quindicesimo del fabbisogno energetico nazionale. Non è poco per un fiume solo, giusto? Ma qual è il problema? Il problema è lui, il Piave. Tu lo scrivi fiume, ma lo leggi torrente sto porco. Lui di acqua in autunno finché vuoi, ma d'inverno son gelato. In primavera finché ti pare, ma d'estate son secco.
Non è che la SADE può dire al cliente: io corrente te la do da settembre fino a novembre, poi da novembre a marzo ti arrangi, te la ridò fino a giugno, da giugno a settembre chiudi. Chiudo che? Dice il cliente: ho bisogno di corrente tutto l'anno. Beh, mi spiace, la corrente non si può metter via. Dove la metti? La corrente no, ma l'acqua sì. Fate una banca dell'acqua. Come una banca dell'acqua? Beh, SADE, quando fate girare le turbine per produrre corrente non si consuma mica l'acqua. Dove la mettete? Beh, la ributtiamo nel Piave. Bravo, Mona. Invece di ributtarla tutta nel Piave, una parte di quell'acqua mettila via, di scorta, in banca, fatti una valle di riserva, così quando si sarà seccato il Piave avrai messo via abbastanza acqua da far girare un'altra turbina che compensa quelle ferme. Ma mi serve una valle più in basso delle altre, nelle prealpi, non lontana dal Piave. E dove la trovo una che sia abbastanza capiente da diventare la banca dell'acqua? Paf, paf. La valle di Erto e Casso, dove scorre il torrente Vajont. È che è uno che si impegna. Ma insomma, è un torrente come tanti. Ma ha una specialità. Quella gola. Una delle più profonde delle Alpi. Nella gola stretta, stretta, che il torrente Vajont si è scavato per andare a gettarsi nel Piave, perché lui lì voleva andare, progettano di costruire uno sbarramento artificiale alto 200 metri, che dietro avrà un serbatoio di 58 milioni di metri cubi d'acqua. Poi io ho appena capito quant'è un metro cubo d'acqua. Ma 58 milioni riesco neanche a immaginarli, sono tanti, sono pochi, che ne so. Non sono mica un ingegnere idraulico io. Però quando questa storia del Vajont me la son cacciata in testa, ho provato a capire di più con gli esempi, perché io capisco così. E ho fatto il giro delle centrali, degli impianti costruiti. Sopra la vecchia cabina di controllo di una diga a Sottocastello, non lontano da qui, c'era un murales, ora scomparso. Quel giorno l'ho copiato perché non avevo neanche macchina fotografica. E guarda, c'erano indicate tutte le dighe, tutte le centrali, tutto quel che c'era costruito. E cosa interessante è che vicino a ogni impianto era indicato quant'acqua ci stava sopra. Ho fatto la somma degli altri 7 laghi già costruiti, totale 68 milioni di metri cubi d'acqua. Scusa, ma io comincio a capire di più. Perché qua in un posto solo ne fanno uno di 58 milioni. Cioè grande, quasi come la somma degli altri 7. Per forza, questa è la banca dell'acqua. Qui l'acqua viene, sì, dal torrente, ma soprattutto qui l'acqua arriverà dagli scarichi di tutte le altre centrali già costruite, che attraverso 35 chilometri di tubazioni in galleria che forano le montagne, passano sopra le vallate, arrivano a due immensi rubinetti qua sotto, pronti ad aprirsi per allagare la valle del Vajont come un'immensa vasca da bagno di scorta. Il progetto prende il nome di Grande Vajont, lo presentano ai lavori pubblici nel 1940. Sfiga. Il governo Mussolini nel 1940 ha altri problemi. Arriva l'8 settembre del 1943 e il progetto Grande Vajont non era ancora passato. E beh, ogni tanto una buca va, per definizione. Ma la SADE no, non accetta smacchi. Scusate, secondo voi, a Roma, al Ministero dei Lavori Pubblici, dopo l'8 settembre del 43, chi era rimasto? Sì, nessuno, neanche l'usciere. Eppure gli uomini della SADE fanno un miracolo, riescono il 13 di ottobre, in quei mesi disperati, a far riunire la quarta commissione superiore dei lavori pubblici, presenti in 13 su 36, e gli altri dispersi in guerra. Ma manca il numero legale. Firma. E il progetto Vajont è approvato con frode. Signor Conte! No. Il conte Volpi di Misurata non è più ministro a Roma, è diventato antifascista in Svizzera. Mesti riciclati di oggi mi fanno ridere in confronto. Vuoi mettere lo stile di un vero signore? Per piacere. In tal modo, rifatta una verginità per meriti resistenziali, il conte e la sua società sono pronti in pole position alla gara per ricostruire questo paese. Nessuno va per il sottile. Le autorizzazioni ci sono. Nel 48 si presentano qui, dal comune di Erto. La SADE, società veneziana, arriva qui e dice al comune: dovete vendere. E il comune di Erto: comandi. Perché all'epoca, quando arrivava una carta bollata dello Stato, prima si ubbidiva, poi si leggeva.
anche se a esibirlo è un privato in concessione. Il comune di Erto è così solerte che vende anche la terra che non è sua. Quando 100 e più famiglie si accorgono che è stato venduto anche la terra, una terra di bosco di un'antica regola in comune, terreno proprio, vorrebbero i soldi dal comune, che li ha già impegnati. La SAD deve prestare soldi al comune per saldare i creditori. Prima che incominci la storia, sono già tutti indebitati coi padroni nuovi veneziani. Esauriti i preliminari, nel 56 la SAD arriva qui, in valle, e apre il suo cantiere, là, sotto quella rupe. Novità, non scherzano, aprono un cantiere di 400 operai in una valle di 2000 abitanti, gli unici contenti? Gli osti. Lavoro. Lavori ce n'è anche per qualcun altro. Vabbè, vuoi spaccar pietre? Vuoi mettere le mine, tagliar boschi? Tutti lavori pesanti che quando il cantiere sarà finito, se ne vuoi ancora di lavoro, ti tocca emigrare. Sì, ma intanto, qua, nel 56, quante possibilità di lavoro potevi avere? Vuoi mettere che salto c'è da essere contadin di montagna, andare operaio, con soldi veri a fine mese, che paghi davvero in osteria, con tanti. Primo stipendio, un radiotransistor, quello coi buchi marron. Com'è? Se sente niente mai transistor. 5 stipendi, un Gilera 300. Al sesto mese vedevi le biciclette vecchie volare dai dirupi, ciao! 15 giorni dopo, al primo tornante, in discesa pezzi di Gilera 300. Chi è che sapeva tenerlo in discesa un Gilera 300? Il prezzo del benessere, cambiamenti, novità. Insieme al cantiere, la SADE ha fatto costruire una caserma dei carabinieri. Ce n'era una a Cimolais, a 5 chilometri, cosa serve un aerto? Serve. Tutte le mattine la campagnola dei carabinieri va in giro a portargli spropri. Dovete vendere. Parcia. Perché? Perché dobbiamo costruire un serbatoio artificiale. Andelo far da un'altra parte. Contadino ignorante. Dobbiamo costruire un'opera di interesse pubblico. Anche ammesso pubblico. Ma come fai a spiegare a sti contadini montanari ignoranti che di tutte le valli delle Dolomiti... sono queste le caratteristiche giuste per diventare la banca dell'acqua? E perché si oppongono adesso? La SADE paga poco. Dice, sono terreni di montagna, scoscesi, non valgono niente. Sì, ma gli offrono un terzo del valore e quelli non vengono. E fanno il comitato. Avete idea cosa può significare nel 56 a Erto l'arrivo della democrazia diretta sotto forma di comitato? Porco qua, porco là, porco su, porco giù! Gettir una sciopetada, nonna! Sta calma? Non è tedeschi questi? Nonna, è finita la guerra! Non si può sparare a tutti i forestieri solo perché ha la targa di un'altra provincia, dai, per piacere! Qua per parlare con la SADE ci vuole uno studiato, giusto? Ci vuole uno studiato. Chi è studiato in paese? Il dottor. Il dottor è studiato per definizione. Il dottor di Erto si chiama Gallo. Il dottor Gallo è anche marito della Cate, che dice la Merlin, è la sindachessa, è anche la tabaccaia, e ha i terreni tra i più fertili della valle. La gente fa beh, Gallo difende la gallina, difende anche l'interesse nostro, ma è vero, perché con l'azione combinata del medico e del sindaco, questa SADE, fa salire il prezzo, cala un po' le orecchie, le cose vanno meglio. Ma di colpo, nel momento in cui sembrava che cominciassero a marciare, si blocca tutta la storia. Gira una voce in paese che la Cate abbia venduto la terra alla SADE. Figurate le mie, possibili che la Cate la... È possibile. Trattativa privata. Prende ben, spacca il paese. Era già diviso. Si spacca di più quelli che dicono facciamo come il sindaco, prendiamo quelli che ti danno. E quegli altri testardi che dicono no, adesso teniamo più duro. La SADE affronta i testardi, i recidivi a uno gli fa, attenzione, a chi non vende oggi applichiamo la vendita forzosa. Cos'è la vendita forzosa? Montanaro, contadino ignorante. Vuol dire che ti mettono i soldi alla banca, dopo devi dimostrare alla banca che la terra è tua, ma la terra è mia. Sì, ma sei andato dal notaio quando è morto il nonno. Minoe. Ma se ti costa più il notaio che la terra, la faccio breve, 10 anni fa, quando la Merlin scrive il libro, mette una nota.
Ci sono ancora più di 44 famiglie espropriate del 56 che hanno i soldi in qualche cassa, depositi e prestiti e non possono prenderli perché o non hanno le carte per dimostrare di essere i legittimi proprietari o perché nel frattempo per quella maledetta diga ci sono morti. Fine del 56. Il comitato non ha avuto niente, la Sade tutto quello che voleva e siccome le cose vanno bene propongono nel 57 una variante in corso d'opera. Come cos'è? È come quando su una casa devi mettere una finestra, no? Ma su una diga che finestre metti? L'unica variante concepibile su una diga è cambiargli un po' le misure, giusto? Allora, senti, qui avevamo già una diga in progetto originale, alta quanto? Così, guarda, ecco. Una diga a volta, a doppio arco, alta 200 metri. Eccola qua, la variante presto fatta. Ecco. 61 metri e 60 in più. Cosa vuoi che sia un terzo in più? Calma. Una diga non è mica soltanto un muro, per piacere. Cosa c'è dietro? Un serbatoio. Li chiamiamo laghi, ma sono serbatoi. Allora, qui il serbatoio era di 58 milioni di metri cubi d'acqua, giusto? E adesso? Ma adesso diventa così. ...150 milioni di metri cubi d'acqua. Due volte e mezza la somma di tutti gli altri serbatoi delle Dolomiti messi insieme. Ah! C'è un altro lago nell'arco alpino italiano un po' più grande di questo del Vajont. In Trentino. Ma quel lago ha una diga alta 100 metri in meno di quella del Vajont. Insomma, una diga così alta in Italia non esisteva. Ma che diavolo? Una diga a doppio arco a volta di questa altezza non esisteva al mondo. Quando viene costruita, quella del Vajont è la più alta del mondo. Nessuno aveva mai osato immaginare un impianto così. E chi è il progettista dell'ottava meraviglia del mondo? Lo conoscete già. Quello del Sidecar. Carlo Semenza, ricordate? Nel 29, giovane ingegnere che lavorava per la Sade, nel 57 è diventato direttore della divisione idraulici. Ha costruito dighe, anche all'estero, e queste del Piave, per la gran parte, le ha progettate e realizzate lui. È un bravo costruttore di dighe come ne avevamo in Italia, ingegneri civili. Solo che, tra l'altro questa del Vajont, la sua ultima prima di andare in pensione. Per costruire una diga non basta un ingegnere per quanto bravo, serve il geologo. Chi è il geologo del Vajont? L'altro del Sidecar, Giorgio Dal Piazza. Anche lui nel 29 funzionario del magistrato delle acque di Venezia, ma nel 57, Dal Piazza da un po' è il titolare della cattedra di geologia dell'Università di Padova. È un barone, un professore stimato, sui suoi libri studiano generazioni di geologi in Italia. Nel 57 poi è addirittura in pensione. E sai, la pensione è quel che è, lui... Insomma, patisce, prevende, dice che deve fare qualche integrazione, qualche consulenza a chi, per esempio? Al vecchio amico, l'ingegner Semenza, che gli manda la proposta di variante della diga. Il geologo la legge e risponde, ma già il vecchio progetto mi pareva audace. Questo nuovo mi fa tremare le vene e i polsi. E io come faccio a dirlo? Ma sono 40 minuti che mi state ascoltando. Vi verranno dei dubbi ogni tanto su quel che sto dicendo. Come faccio a dire queste cose? Non sono un tecnico, non sono un avvocato, non sono laureato, sono un attore. Sì, ma il testo! Se non vi sono venuti dubbi, male. Va bene? Meglio dubitare. Comunque, prima che galoppino per conto loro, meglio che ci mettiamo d'accordo. Allora, io per raccontarvi questa storia, stasera, per tenervi svegli, attenti, inevitabilmente, signori, ogni tanto, invento. La nonna con lo schioppo l'ho inventata. Anche il Sidecar. Ma quando faccio parlare gli imputati, no. Perché su Vajont c'è stato un processo. 8 atti di atti processuali pubblicati, che io non mi sono letto, anche perché sono sigillati, ma mi sono potuto leggere quello che un po' di storici, giornalisti, gente documentata, capace nel suo lavoro, come Tina Merlin e altri, ha fatto.
Va bene, io non rivelo niente. Casomai rimetto in circolo. Ma non faccio scoop. È tutto pubblicato. Quando parlano gli imputati, non sono parole di dialoghi inventati, ma sono atti del processo. Sul resto, un po' di teatro ce lo posso anche mettere per tenervi svegli. Su questo no. Casomai il teatro ce l'hanno già messo dentro loro, ma questo è un altro discorso. Allora, vengo avanti. Il geologo, quindi, non dice, scrive all'ingegnere. Ho provato a stendere la relazione per l'Alto Vajont come lei mi ha chiesto. Ma non mi è venuta tanto bene, ingegnere. Perché non mi manda una copia di quella che mi ha letto al telefono che mi pareva così ben concepita? E l'ingegnere manda la relazione geologica al geologo, che la firma. Tanto quel che conta è la firma del geologo per convincere il ministero. Però siccome la Sade un po' di senso dell'umorismo ce l'ha, il timbro sulla variante della diga porta la data 1 aprile 57 pesce. Però al ministero ci cascano. 15 giugno rispondono, potete cominciare a allargare le fondamenta della diga. Abbiamo già fatto, grazie. Erano sicuri del risultato dello scherzo. Il ministero gli chiede qualche perizia geologica in più, perché dice, mi avete rimandato una copia di quella degli anni 30. Se fate la diga più alta, fate qualche sondaggio in più. Sì, sì, faremo. Ma intanto, nuovo giro di espropri. Immaginate la quantità di terra in più che viene a essere allagata. 400 espropri in 2 anni in una valle di 2000 abitanti. Vuol dire una famiglia sì e una sì. Gli espropri non piacciono a nessuno. Che discorsi, è facile parlare di questo. Sai, certe case dovranno essere allagate, vengono svuotate, ferme lì ad aspettare l'acqua. Altre case più sfortunate, che vengono a trovarsi lungo il perimetro della nuova circonvallazione del lago, quelle dovranno essere subito abbattute. Oh, la circonvallazione del lago è una bella novità, una strada carrozzabile che hanno inserito nella variante della diga. A dire il vero non hanno ancora avuto l'autorizzazione a costruirla, ma si portano avanti, l'autorizzazione arriverà. E non fanno mica abusi. No, no, sono in regola con la legge del tempo, che permette anche a loro di utilizzare temporaneamente tutti i terreni necessari all'esercizio dell'attività del cantiere. La circonvallazione serve al cantiere? Sì. E dunque loro temporaneamente sega i boschi, spiana le case, asfalta la strada, ma temporaneamente. C'era un ingegnere al Genio Civile di Belluno che si chiamava Desidera, a cui sto temporaneamente torna mica. E gli fa chiudere quel cantiere, ma in meno di 24 ore, per espresso interessamento di un ministro dei lavori pubblici che aveva il nome come un circo, Togni, l'ingegner Desidera veniva sollevato dal suo incarico, trasferito ad altra sede, e il suo successore di nome Violin, i nomi non sono simboli arbitrari, dal momento in cui sarà insediato, si guarderà bene dal recar qualsiasi disturbo o stecca al lavoro della Sade, che fino a dopo il Vajont, dal Genio Civile di Belluno, non avrà mai più bastoni tra le ruote, mentre qua fiocca in un'unica bestemmia con l'eco Dio, l'esproprio e la Sade. Possibile che qua fan la diga più alta del mondo, nessuno viene a controllare? Montanaro contadino ignorante, qualcuno che controlla c'è. Un po' più in basso, sto parlando sempre di lui, del ministro dei lavori pubblici, Togni, che nel 1958 nomina l'allegra commissione di collaudo. Vabbè, l'aggettivo l'ho messo io, d'accordo, ma lui ha fatto le nomine, sta attento. Sono 2 ingegneri e un geologo. Degli ingegneri non parlo, per carità cristiana. Dico solo che hanno fatto parte della commissione che ha approvato la variante della diga del 57, quindi sono parte in causa, ma lasciamo perdere. Il geologo della commissione si chiama Penta, per ricordarlo un po' di più come una fotografica giapponese. Ed è bravo, al punto che la Sade lo ha già assunto in passato per altre consulenze, per costruire una diga qui a Pontesei, a pochi chilometri. Quindi lui già conosce benissimo la società che adesso è stato incaricato di controllare, perché sul passato è già stato sul suo libro paga. La commissione, io ci ho messo l'aggettivo, ma il ministro il timbro sulla nomina. Ovviamente, 1 aprile 58. Ma non sto scherzando, par che le abbia messe un greco antico le date su sta storia dall'inizio. La commissione viene nominata, ma non parte subito per il Vajont. Prima devono mettersi d'accordo, andiamo con la macchina tua. No, con la macchina mia no, ci vuol tempo. Un anno almeno, dai. E intanto la diga cresce 60 centimetri al giorno, che non la vede e non la ferma nessuno. E io del 58 non ho mica altro da dire. Passo al 59.
Anzi, salto 3 mesi, parso da Pasqua del 59, anzi, alla Domenica delle Palme, così vi tengo un po' meno. Ecco qua, io non so se devo parlare con voi o quelli a casa, sono preoccupato di quelli a casa. Allora, quelli a casa, voi lo sapete di sicuro, ma il problema è come siamo messi oggi in Italia con la religione cattolica. Magari voi lo sapete, ma quelli a casa c'è qualcuno che queste cose se le è dimenticate, così io gliele ricordo. Ah, se le sapete già, scusatemi, se non le sapevate, boh. Allora, volevo solo dirvi che la Domenica delle Palme viene prima di Pasqua. Ecco, basta. Questo per dire che è l'unica e l'ultima occasione a Erto di fare le prove della processione del Venerdì Santo di cui vi ho parlato all'inizio, ricordate? Solo che lo stesso giorno, lo stesso periodo, ci sono altre prove un po' più tecniche, in un'altra valle qui, trasversa, non lontano da qui. Guarda caso, c'è un'altra valle che sbuca a Longarone che porta una diga. Longarone è alla confluenza di 2 torrenti. Uno si chiama Vajont, uno si chiama Maè e viene giù dalla Val Zoldana. A 10 chilometri da Longarone, in località Pontesei, c'è un'altra diga, costruita dall'ingegner Semenza con la consulenza del geologo Penta. Da un po' di tempo, nel 1959, questa diga, piccola, nana, 6 milioni di metri cubi, beh, insomma, nana, è una diga, ma rispetto a quella del Vajont, è nana. Dicevo, in questa diga, che però è funzionante, sta succedendo qualcosa. La diga non funziona più bene. Cos'ha? Batte in testa. Un serbatoio idroelettrico deve cantare come un motorino, più o meno. Questo fa i rumori. Quando lo metti in moto fa i rumori. Ma sotto la montagna, sotto le rocce. Brutto segno, per piacere. Poi, macchie d'acqua giallastra e localizzate sempre nella stessa sponda, negli stessi posti. È brutto segno. Inclinazione degli alberi, fessurazioni sul terreno. Brutto segno. Sì, ma spostati, per piacere. È evidente che una delle due sponde del serbatoio sta cedendo. Allora, quando il movimento diventa irrefrenabile, viene preso un provvedimento. Si decide di togliere un po' di acqua dal serbatoio per evitare che, cascando la frana, provochi un'onda che magari, chissà, tracimando la diga, arrivi a far danni giù a valle, verso Longarone forse. Solo che accade un fatto non previsto. Nel momento in cui cominciano ad abbassare il livello dell'acqua nel serbatoio, la frana accelera e diventa una gara. Togliere l'acqua dal serbatoio prima che caschi la montagna. Viene anche istituito in quel periodo, di prove d'emergenza, un servizio di sorveglianza 24 ore su 24 intorno al lago, un uomo. Sì, va ben sorvegliare, ma bisogna anche risparmiare, si può mica spendere tutto in sorveglianza. La Domenica delle Palme, alle 7 del mattino, in turno sorveglianza, tocca l'operaio Arcangelo Tiziani, zoppo. Mi raccomando, Arcangelo, se succede qualcosa, dare l'allarme. Sì, sì. Lui dà l'allarme, ma non fa in tempo lui a scappare. La frana, che si muoveva, accelera di colpo, piomba nel lago, solleva un'onda di 20 metri che mangia l'operaio, lo tira in fondo al lago. Non lo troveranno più. Arcangelo Tiziani vola su con gli anzoletti. Io posso anche immaginare che qua stessero a provare la processione, ma dalle stelle alle stalle quanta strada c'è? Non ve l'immaginate? Non ve l'immaginate quella mattina? 12 chilometri in tutto, quanto impiega ad arrivare la notizia? La stuvedù, cicale succedù a Pontesei. Cosa è successo lì a Pontesei? E cosa succederà adesso quando metteranno l'acqua qua da noi? Che con la diga nuova, alta, l'acqua arriverà fin sotto ai paesi, e i nostri paesi qua non è stati costruiti sopra un terreno solido, ma sopra delle antiche frane, sopra dei ghiaioni. Ma chi è che va a fare i paesi sopra i ghiaioni? I cimbri. Io sti cimbri me li immagino come quelli di Asterix. I cimbri nel 300 a.C. hanno invaso l'Italia perché volevano andare ad abitare a Vercelli. Io tutto capisco, questo no. E infatti c'è stata la famosa battaglia di Vercelli ai Campi Raudi, in cui Mario, proconsole di Roma, è venuto su fin da Roma per dare una saccagnata ai cimbri che venivano dalla Sassonia, ma avevano fatto prima un giro largo turistico dai Paesi Baschi. Dopo la batosta, invece di tornare indietro stessa strada, prende la scorciatoia, la pianura padana.
Quando i romani li vedono sulla pianura padana pensano un domani, non si sa mai, e cominciano a corrergli dietro a legioni quadrate, i cimbri in fuga disperati che spiegano ai romani, stiamo andando a casa, i romani non si fida, gli fan fare tutta la pianura padana senza fermarsi mai, neanche a Mantova. I cimbri arriva in fondo alla pianura padana, non c'è neanche Venezia da vedere, cosa facciamo? Andiamo a casa subito, prendono per scappare dall'Italia la prima valle utile che trovano, la valle del Piave, dopo 8 km in valle del Piave c'è sta gola stretta del Vajont a destra, i cimbri svoltano, i romani via dritti. E i cimbri fa. Forse se non ci muoviamo altro, siamo salvi. E attacca a costruire i muri delle case senza più spostare il piede al sasso. Ma è vero! Ma per piacere, va fin su a vedere i paesi, per favore! Con le fondamenta della casa di dietro che parte sulla coppa della casa davanti! Che par che se sposti due pietre alla prima casa va giù tutto il paese! Nei secoli un po' di erba intorno gli è cresciuta a ingentilire l'aspetto, ma prova a piantar patate che viene su sassi così! È una montagna aspra, dura, buona da nocciole, da conifere, basta! Mentre dall'altra parte della valle è... Eh no... Era un giardino dell'Eden, la sponda sinistra del Vajont, pascoli verdissimi, alberi da frutto. Sai quei pumi piccoli di montagna, quelli piccoli succosi, che quando li borsichi fa stac, che è l'antifurto. Perché subito esce cimbri coi forconi che sono là di guardia da sé. Se vuoi prendere il pomo di montagna, prendilo intero, portalo in macchina, metti in moto, attacca lo stereo, dopo mangia. Ma non... A parte i pomi... Fagioli, patate, l'uva, cosa dimentichi? L'uva! Un anno su tre, se la stagione è bella secca, come questa, tutto sommato, arrivano perfino a fare un vino. Oddio, puoi berlo, tutta un'altra storia. Se te lo offrono, fino all'ultimo momento, tutto normale. Come stai per assaggiare, ti avverte. Anche... Poi ti rassicura, ma le vinde uva, che è l'unica cosa che puoi dire di quello che hai nel bicchiere, ma è anche l'ultima che puoi dire, perché dopo che hai bevuto, legno, gingive di legno, lingua di legno, esofago di legno, intestino di legno, radici che escono da non dico dove. Un segno nero sul bicchiere e io penso nello stomaco è uguale. Si ridete e io ne approfitto di un momento di risate così perché sono sicuro che a qualcuno di voi vedendomi fare queste cose è venuto in mente un altro nome e allora lo salutiamo tutti insieme. Questo è un teatro, siamo in scena a raccontare la storia del Vajont e oggi è il 9 ottobre e abbiamo saputo che ha un attore italiano è stato dato il premio Nobel al maestro. Quanti di voi si ricordano storie raccontate alla televisione con il teatro ed è mistero buffo? È da lì che è cominciato forse per tanti di noi. Anche per me, forse in qualche modo, l'avventura del teatro. E torniamo qua, a questi paesi. Voglio dire, alla fine di tutto, in qualche modo, sarà sempre meglio di là che di là, no? E viene da domandare a questi, ma allora perché avete fatto i paesi da quella parte? E i cimbri? Meglio sotto il monte Salta? Perché così si chiama quello che non viene mai nominato nella storia. Salta che sotto il monte Toc. Che in tutto il Veneto, toc, vuol dire pezzo, dammi un toc, ma in Friuli, patoc, vuol dire marcio. Dunque stanno costruendo una diga tra il monte Salta e il monte Pezzo Marcio, sopra un torrente che si chiama Vajont, che in ladino significa va giù.
Superstizioni? Tabù, Patagonia, pregiudizi etnico-culturali. Ti par che la scienza deve fermarsi a questi pregiudizi antropologici? Ebbè, voglio dire, questi hanno paura. Ce l'avevano già. Ne hanno di più, di che? Ebbè, paura di svegliarsi una mattina, invece di stare su col paese in sponda al lago, di trovarsi giù in fondo al lago. Senti, quello che non aveva fatto il comitato in 2 anni lo fa la paura in 1 mese. Il 3 maggio del 59, 136 capi famiglie si riuniscono nella baracca del Kral, fuori dell'abitato di Erto, con donne e bambini. I 2 parroci in chiesa hanno detto: difendersi dai soprusi della Sade non è reato. Portiamo anche la nonna, purché lasci a casa il sciopo. Io non so come sia stata la riunione, ma me la immagino una festa campestre con le costicine, la polenta, testimoni sindaci dei paesi intorno. E i giornalisti, quello del Gazzettino, la Tina Merlin. Quello del Gazzettino viene, mangia la polenta, le costicine, non scrive niente. Io non ce l'ho con quel giornale adesso, no. Ma sai, in 7 anni di questa storia non un rigo su quello che qui accadeva, esclusi i comunicati stampa della Sade. Perché? Forse perché tra le altre il conte Volpi di Misurata era stato proprietario di quel giornale? O perché semplicemente ai signori all'epoca non piaceva comparire in pubblico, essere nominati sul giornale? Una vergogna, mancanza di rispetto. Ma di rispetto a questi signori, la Merlin ne portava poco, scriveva sul giornale dei malcontenti: questo è pane per i suoi denti, fa un articolo, la Sade spadroneggia ma i montanari si difende. È scritto si difendono, ma è più stile Merlin, si difende. Signor Conte, cosa femo? Denunciatela. Sai cosa mi dispiace? Il signor Conte che denuncia la Tina Merlin non è più il Conte di Misurata, Volpi. No, che è già morto a questo punto della storia, il povero Volpi, da alcuni anni. È un altro Conte, il Conte di Monselice, perché la Sade era una società così che se la passavano di Conte in Conte, forse. Io anche credevo fosse sempre lo stesso, ma poi no. È un altro. Dietro al signor Conte di Monselice c'è un uomo in carne ed ossa di nome Vittorio Cini. Provate a dire Cini a Venezia. Poi levate il piede dalla pietra in Selce, dal Masegno in piazza, leggete: questo l'ha donato Cini a Venezia. Sono nomi che contano, che pesano, e la fondazione Cini, meritoria peraltro, l'isola di San Giorgio e le scuole private e pubbliche della città col contributo di questi signori costruite, e Marghera e la mostra del cinema, quanto ne sappiamo? Io poco, sinceramente. Quello che so è che la Sade di Vittorio Cini fa denunciare dai carabinieri di Erto Tina Merlin e il suo giornale per aver pubblicato notizie false, atte a turbare l'ordine pubblico. E madonna, cosa facevano questi 130 facinorosi nella baracca del Kral? Costituivano il consorzio per la rinascita della Valle Ertana. Questa è la reazione dell'opinione pubblica alla notizia. Frega niente a nessuno. Ma per forza, appena uno fa un comitato, agli altri non frega mai niente. Poi questa gente qui col comitato gli era già andato male tutto, adesso fanno un consorzio, cioè giurano davanti al notaio di difendere la terra e la valle. Ma se la terra l'avete già persa, difendiamo la valle. Da chi? Dalla Sade. Ma va là. Sì, è vero. Aspetta, è vero questo, che la Sade, quando gli ha portato via la terra, oltre a 4 soldi in cambio, aveva promesso anche un po' di benessere. Ecco. Cosa? Un po' di lavoro, un ponte. È fondamentale un ponte per il benessere in questa valle, scusa. Perché se i paesi restano di là, sulla sponda destra del torrente, e il giardino dell'Eden, il pascolo, le stalle, stanno di là, sulla sponda sinistra, e in mezzo ci metti un lago, diventa fondamentale un ponte per andare da qui a lì in fretta, no? E infatti un ponte era stato previsto quando? Quando... Sì, quando la diga era alta 200 metri, davanti a Erto era stata prevista una passerella pedonale. Ma adesso che la diga viene alta 61 metri in più, e l'acqua di conseguenza, la passerella non è più prevista. Anzi, è per questo che stanno facendo la famosa circonvallazione del lago che viene lunga 12 chilometri. Per mandare i bambini a scuola la mattina fa 2 ore, più 4 a scuola, 2 a tornare fa 8, come se fossero assunti in fabbrica.
Savio, perché non fate una passerella pedonale? Perché non si può. Perché non si può? Perché il terreno non lo consente. Fate una diga di 150 milioni di metri cubi di acqua e sullo stesso tipo di terreno non tiene una passerella pedonale? E quel... chi glielo spiega? Alla gente di Erto che la loro vallata ha una microvariabilità geologica praticamente unica al mondo. Che non lo sapeva nessuno. E che pochi metri oltre la diga inizia una zona totalmente diversa, e infatti durante i lavori della strada di circonvallazione hanno trovato delle fessurazioni nel terreno laddove non dovevano esserci. Cos'è sta roba? Copri. Avanti col lavoro. Ingegnere, un'altra fessura. Copri. Avanti col lavoro. Ingegnere, tre fessure. No, portami la perizia geologica sulla valle. Che perizia? La perizia sulle sponde del serbatoio. Ah, ma ingegnere, quella non l'abbiamo mica fatta? Abbiamo detto faremo. Chiama il geologo! No, Grasso. No, non è Grasso, è vecchio. A questo punto della storia, Dal Piazza, tra gli 80 e i 90 anni. Ti par che deve rimettersi lui a far rilievi come un giovanotto di primo pelo, come un capretto su e giù per le montagne? A sondare. E poi, calma, non erano mica sondaggi obbligatori, la legge non lo prevedeva. Diciamo che dipende un po' dalla volontà, ma era appena successo l'incidente a Pontesei. E dunque, senti, c'è un'altra cosa. Col dopoguerra la tecnica geologica è cambiata completamente. Prima della guerra la geologia era epidermica. Il bravo geologo distingueva a colpo d'occhio le rocce una dall'altra. Col dopoguerra non si fidano più, vanno dentro. Hanno inventato l'ingegneria applicata alla geologia, la geomeccanica, la geofisica, fanno i carottaggi, i fori piezometrici, le analisi stratimetriche. Tutta un'altra cosa. In Austria c'è questa scuola, inventata e diretta dal professor Müller, un luminare. E Semenza, che è uno che si tiene al corrente, lo invita, lo propone alla sua società veneziana. Che non lo ama, no, austriaco, tra veneziani e austriaci. Mai andati troppo d'accordo, ma è bravo, maestriaco. Alla fine li convince. Leopold Müller, bravissimo, scuola di Salisburgo, l'ha fondata lui, insomma, viene assunto consulente geotecnico della SADE, arriva qui in valle e indica una serie di indagini precise che vanno fatte sotto il Monte Toc una dopo l'altra, complesse. In realtà lui non le fa di persona, ma a me piace invece immaginare che l'austriaco arrivi qui e si metta al lavoro, che esegua personalmente tutto ciò che va fatto, me lo immagino così, segna sulla carta tutti i punti dove vanno fatti per esempio i carotaggi, no? Le carote stratimetriche del terreno, lui segna in carta, poi arriva lì con la trivella e inizia a perforare, preciso al millimetro, austriaco, perforazione, analisi, si fa tutto il Monte Toc, passa dall'altra parte, sotto il Monte Salta, perforazione, analisi, solo che di qua ci sono i paesi, lui se ne frega, dove deve piantare, pianta, in centro a Erto trova un orto, comincia a piantare la trivella, apre il proprietario, lo becca, cosa fa? Carotaggi! Col trapano! Maria, vieni a vedere Istria, ci pianta carote col trapano! Nelle osterie di Erto si comincia a disquisire su questo popolo confinante che si sapeva già essere gente strana, ma fin sto punto non credeva nessuno. E ormai è estate, 59 estate, arriva al Vajont l'allegra commissione di collaudo, perché si sono messi d'accordo, andiamo con la macchina mia, dividiamo le spese, mi, ti e quell'altro. Il cantiere del Vajont è un set. L'ingegner Semenza fece fare un film sulla costruzione della diga. La diga più alta del mondo merita di essere immortalata, anche il cantiere organizzato è impeccabile, davvero. Una passerella tesa a 280 metri di altezza sopra la gola, appena di là della diga, dove ogni mattina saliva l'ingegnere in persona a controllare che il manufatto, che gli sta crescendo sotto ai piedi,
60 centimetri al giorno, ogni mattina a controllare che il calcestruzzo liquido si saldi su quello solido in maniera perfetta, senza fessure, senza buchi, senza punti deboli. No, come in Olanda. Ricordate che sulle dighe a mare in Olanda c'era sempre un buchetto che se non passava un bambino a mettere il dito al momento giusto, entrava l'acqua e ciao l'Olanda. Che anche questo si imparava alle elementari, ti serviva per tutta la vita. Io l'ho sempre sognato da bambino di andare a mettere il dito su una diga per salvare l'Italia, perché a me dell'Olanda non me ne fregava niente, ma non ho avuto l'occasione, perché con tutto quel che è successo la diga del Vajont è rimasta su, a dimostrazione che dal punto di vista del calcestruzzo non abbiamo niente da imparare da nessuno. Arriva la commissione di collaudo, la portano su, in alto, la diga a volta a doppio arco, in fuori, verso l'abisso, butta più in fuori della base, la commissione arriva su e butta fuori tutto quel che ha dentro. Se non ci sei abituato è fatale. Per calmarli li spostano sull'altro lato della diga. Ah, di qua, la curvatura della diga dalla nostra parte ti porta ad appoggiarti al calcestruzzo, più rilassante, ma non ti stacchi mica più. Eh no, perché la pendenza ti appoggia lì, non c'è niente di dritto sulla diga a doppio arco in costruzione. Gli operai sono abituati a camminare, quando finiscono alla sera continuano ad andare così per un pezzo. E la commissione invece gli gira tutto, per calmarli li portano a Cortina. Gran moda, erano appena finite le Olimpiadi invernali del 56. Tutti a comprare il maglione delle Olimpiadi. Alla sera cena a Venezia sulla terrazza dell'albergo Europa in Canal Grande. Ma è umido. Sì, ma avete il maglione delle Olimpiadi. La commissione torna a casa contentissima. Ma di tutta la gita quello che si ricordano meno è il Vajont. Due giorni dopo scrivono alla Sade se per piacere non gli manda un promemoria coi dati tecnici della diga che li hanno persi. La Sade glieli manda. Sono così ben scritti che la commissione decide di usarli come sua relazione, in base alla quale lo Stato stacca il primo assegno del finanziamento statale a fondo perduto alla Sade per il Vajont. Ricordiamocene quando poi arriva la nazionalizzazione, perché lo Stato, la diga, l'aveva già pagata a metà. Intanto in piena estate Müller sta finendo la sua prima campagna. E siccome lui è striaco preciso, anche il rapporto lo è altrettanto. Dice, ho esaminato la costa del Monte Salta. Parla come Töni. Negli anni migliori, quando ancora si capiva. Da quella parte, nonostante le preoccupazioni della gente, non c'è pericolo. Ah, hai visto? Il pericolo è dall'altra parte. Ma parremengo. Sotto il monte Toc ho individuato una frana con un fronte di 2 chilometri, una profondità di centinaia di metri, uno sviluppo verticale di circa 600 metri, e una massa stimata di 200 milioni di metri cubi di roccia, un andamento in alto a forma di M come Müller, ma non l'ho fatta io. Sì, questo è il teatro. La M di Müller non è già uscita. La scopriranno un po' più avanti. Vedrete, non è nemmeno Müller a scoprire quella che poi sarà battezzata col suo nome. Ma comunque la diagnosi è impegnativa, è disastrosa. In questa valle c'è una frana. Figurarsi dal Piazzi, lo vede col fumo negli occhi, striaco non sa lavorare. Il striaco non sa lavorare. Nasce uno di quei conflitti tra tecnici che porta qui al Vajont una serie di perizie, controperizie a favore dell'una, dell'altra tesi, che non si può elencare, semplicemente perché molti consulenti forniscono perizie orali, così, confidenziali. E non entrano nei rapporti ufficiali, così lavorava l'industria privata, molto più elastica di quella pubblica, che deve registrare tutto. Ma in mezzo a questo balletto, un tecnico importante va segnalato, anche per la continuità del rapporto, si tratta di Pietro Caloi, che non è un geotecnico come gli altri, è un geofisico. Tra geotecnici e geofisici, non si parla neanche. Ma il geofisico innanzitutto è un ingegnere, un fisico. E quindi ha un'altra tecnica, insomma fa microesplosioni, ascolta il momento elastico della roccia, praticamente batte le rocce e ascolta come viaggia il suono, ton, ton. Se il suono viaggia vuol dire che la roccia è compatta, se invece quando la batti la roccia fa toc, vuol dire che è frantumata e c'è un po' più pericolo. È un po' più scientifico, ma la base è questa. Lui va in giro a battere tutte le rocce della valle, ton, 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 ton. Poi fa la relazione che sarà cosa? Una partitura.
Io non riesco a immaginarla diversa, ma tradotta in prosa, quella del geofisico è tutta un'altra musica rispetto a quella del geotecnico. Dice Caloi, la costa del Monte Toc appoggia su un potente substrato roccioso autoctono. È autoctono che ti allarga il cuore, dai. Come doveva essere immigrata? La frana, se c'è, riguarda soltanto uno strato di sfasciume superficiale di 20-30 metri di spessore, perché sotto è roccia compatta. Bravo Dal Piazza, hai scelto bene, hai visto? Istriaco non sa lavorare. Sì, ma scusate, a voi, la salute, due medici, uno che vi dice operare subito, un altro che vi dice no, non operare, tu cosa fai? Dimmelo, vai da un terzo. No, come una l'altra sera che mi fa, mi opero. Aspetta un attimo prima di tagliare. È giusto, vai da un terzo, sacro santo, vai da un terzo, certo. Mi serve la controperizia, la prova del nome. E in realtà qui, insomma, di prove a riscontro ce ne sono tante. Allora, chi è che fa la controperizia? È già in corso. Le indagini promosse da Müller non le fa tutte lui. Vengono affidate, perché sono lunghe e complesse, a un giovane geologo di prima nomina, che si chiama Edoardo Semenza. È il figlio del costruttore della diga. Insieme a lui lavora un altro geologo, di nome Franco Giudici, e i due iniziano una nuova campagna geologica. In realtà sono soprattutto osservazioni, faticose escursioni in montagna, fotografie, rilevamenti, ma a me piace immaginare che si rimettano a forare, a fare i carotaggi. Economicamente non è praticamente possibile, ma mi piace immaginarli a trivellare sulle orme dell'austriaco, sotto il Toc, perforazione, analisi, fare tutto il Toc, poi da attaccare dall'altra parte, perforazione, analisi, finché ricascano in centro abitato, nello stesso posto, stesso orto, quello lì ribecca la mattina, cosa fa? Carotaggi in due? Istriaci non la piantava mica così, sa. E nelle osterie di Erto si comincia a disquisire sulla differenza tra scuola italiana e austriaca di carotaggio, con una competenza geologica inaudita. E ormai siamo in autunno. E ritorna al Vajont, seconda volta, l'allegra commissione di collaudo, perché si sono trovati così ben la prima volta che sono già qua. E anche perché la diga è finita. In nemmeno due anni di lavoro la diga è fatta, sì, manca la ringhiera in quel momento, ma è su, 360.000 metri cubi di calcestruzzo in piedi, in due anni con solo 10 caduti sul lavoro, di cui alcuni credo letteralmente caduti. Io vorrei sapere perché questi 10 non li trovo mai nell'elenco vittime Vajont. Ma forse è solo perché facevano parte di un altro preventivo, no? Ma sa, gli operai non rispetta sempre volentieri le norme anti-infortunistiche. Sarà quello. Però è bella, no? È bellissima. Mozza il fiato, sinceramente, sembra il Genoa di una barca a vela, congelato in un gesto atletico dentro la montagna. Sembra quei segni dell'arte italiana di quegli anni, un cretto di Burri, un taglio di fontana sulla tela. Bella finché vuoi, ma con tutto quel che costa, se non ci mettiamo l'acqua non si giustifica, calma. La commissione è venuta al Vajont per dare l'autorizzazione alla prima prova d'invaso, poi torna a Roma passando da Cortina a Venezia, che dal Vajont è la più breve che ci sia. Siamo in autunno avanzato e anche il giovane Semenza è pronto con la sua relazione. La relazione scritta arriverà qualche mese dopo, ma i risultati dell'indagine sono già chiari. E se prima ci avete scherzato, e vi ho lasciato scherzare, adesso giù il cappello. Perché il giovane Semenza lavora bene, e con notevole coraggio. Lui e il suo collega non vengono certo agevolati dalla SADE, che non dà a un tecnico le informazioni che l'altro ha diagnosticato, e arrivano, ciò nonostante, agli stessi risultati e conseguenze di Müller. Qui c'è una frana sotto il Toc, con un fronte di 2 chilometri, uno sviluppo verticale di centinaia di metri e una massa di 200 milioni di metri cubi di roccia. È una frana antica. Nella preistoria questa valle si è già riempita di montagna. Poi il torrente Vajont, nei secoli, nei millenni, si è riscavato un letto nella vecchia frana.
ma un pezzo della frana è rimasto piantato di là, sulla sponda destra, contro il Monte Salta. Si chiama Colle Isolato. Il resto della frana è una sezione, un canyon verticale sospeso sul torrente che potrebbe stare lì per altre migliaia di anni, a meno che qualcuno non venga a fare un serbatoio artificiale proprio qua. Un serbatoio non sta mai fermo. Sale, scende, a bagnarle prima i piedi, poi le ginocchia, dai oggi, dai domani. Questa frana maledetta potrebbe decidere un giorno di andare a vedere come è cambiato il mondo nel frattempo. Se è vero, hanno sbagliato posto. C'è scritto anche in ogni manuale, non si fa una diga dove è già caduta una frana. Edoardo, ritengo indispensabile che tu faccia visionare la tua relazione dal tuo professore, dal Piazzi. E se a seguito di quel colloquio dovrai rivedere alcune delle tue affermazioni più estremistiche, non cascherà il mondo. La lettera è agli atti del processo. Può cascargli il mondo in testa. Il TOC in testa. Ma il suo mondo chi lo smuove? Il mondo dell'ingegnere, come si chiama? Impresa. Oh, lui è arrivato alla fine della sua impresa. Ha dedicato una vita alla sua ultima grande impresa. E adesso che l'impresa è finita, i soldi sono spesi, per le chiacchiere di un geologo si blocca tutto, non scherziamo, eh? I laureati non sono tutti uguali, non scherziamo, cosa fanno i geologi in questo paese? Relazioni, che sono che? Ciaccole, chiacchiere. Gli ingegneri civili fanno i calcoli, che sono i numeri, che sono i soldi. In quegli anni lo fanno e lo dicono. Noi, ingegneri civili, siamo la punta di diamante della classe dirigente. Noi, quelli che hanno tirato su dalla merda questo paese dopo la seconda guerra mondiale. Ti ricordi quegli anni che i russi cominciavano a scherzare, a mandare i cani sullo spazio e gli americani gli correvano dietro con gli astronauti col collare? Beh, in quegli anni lì noi non si perdeva tempo. Quegli anni là noi italiani si costruiva dighe come non le faceva nessuno al mondo. La diga del Vajont è passaporto per andare a costruire la diga di Aswan in Egitto, che comincerà nel 1960. La più grande del mondo di quegli anni, costruita dagli italiani. Ti pare che si bloccano i grandi appalti internazionali lasciando campo libero ad americani e francesi solo per grane interne di casa nostra? No! Le relazioni dei geologi, quando non servono agli ingegneri, si chiudono nei cassetti, dove quando va male, secoli dopo, non secoli, anni dopo, le trovano i giudici. Si decide di andare avanti. Ma siccome la storia pare l'abbia scritta un greco antico, nel momento in cui si va avanti, trac, il messaggero, il fulmine, no, un telegramma. Siamo nel 59, il 4 dicembre. Telegramma. Crollata in Francia diga del Fréjus. 400 morti. Boia che sfiga. Proprio adesso. La diga Masné al Fréjus era nuova di zecca, un gigante coi piedi d'argilla, dicono i tecnici italiani, dicono i francesi non gli hanno fatto abbastanza fondamenta, non aveva abbastanza fondamenta quella diga. Quel torrente maledetto alla prima piena scava sul fondo di quel lago, passa dall'altra parte. Quando la diga vede l'acqua dall'altra parte, sviene. Ma quando una diga sviene, perde quello che ha di più caro al mondo, il suo equilibrio statico. Svapora, svampisce, non c'è più, come il gleno in Italia negli anni 30. L'acqua se ne accorge ed esce a spazzar via una valle intera dalla faccia della terra. Provate a dire Fréjus in Francia, a vedere se se ne sono dimenticati come noi Vajont. C'est une honte nationale. Subito l'ingegner Semenza scrive a Dal Piazza: bisogna che ci incontriamo, caro Dal Piazza, per discutere del Vajont anche alla luce di quel che è accaduto in Francia e che cominci ad avere qualche dubbio. Beh, dopo 1:20 io non ho dubbi sul fatto che questo è il momento di lasciarvi una pausa. 3 minuti di intervallo, dopodiché ricominciamo da qui a raccontare la storia del Vajont. Grazie da casa.
così si vede meglio. Anche i paesi. Allora, torniamo in diretta dalla diga del Vajont. Prima di cominciare la seconda parte, velocemente devo provare a spiegarvi due cose. La prima riguarda il disegno sulla lavagna, che, come spero riusciate a leggere, rappresenta uno spaccato della valle. Uno spaccato che prende longitudinalmente la valle. Questa è la diga, da questa parte c'è il Monte Salta, dove stanno i paesi, dall'altra parte il Monte Toc, quello di cui ci occupiamo stasera. Questi segni sono l'acqua, quando il serbatoio sarà riempito. Un altro segno, il torrente Vajont, che esce dalla diga, il fiume Piave, dall'altra parte del Piave un altro paese. Tutto questo serve soltanto a dare i numeri, possibilmente esatti. Fino adesso di numero ve ne ho dato uno soltanto, cioè 261 metri, che è l'altezza della diga. Adesso mi servono le quote sul livello del mare, per poterle ricordare fino alla fine del racconto. Le do partendo dal basso. Il piede della diga parte a metri 460 sul livello del mare e arriva a 721,60. Lassù, Casso, in cima a uno spuntone, è a 930 metri d'altezza sul livello del mare. E in fondo alla valle, Erto, è a 780 metri sul livello del mare. Molto più vicino, quindi, alla diga e al bordo del lago. Molto più in basso di Casso. C'è un altro numero, quello di Longarone. Longarone, fuori dalla gola, dall'altra parte del Piave, si trova praticamente alla stessa quota del piede della diga, 460 metri sul livello del mare. Vedrete che i numeri ci servono. L'ultima cosa è questa. Ecco, ho preparato una sveglia, mi tolgo l'orologio, la vedete che ora fa? La leggete bene? 10:15 esatte. Allora, per favore, i vostri orologi non guardateli più, anche a casa. Cambiamo fuso orario, tiriamo indietro di quasi un'ora e ripartiamo da qui. Non vi tengo qua un'ora in più. Vabbè, alla fine del racconto vi ribeccate la vostra ora, ma cambiamo fuso orario in maniera da poter arrivare a una certa ora che ci interessa in modo particolare questa sera, d'accordo? Io l'ora la chiedo a voi, non guardo l'orologio. Ogni tanto ve lo chiedo, mi rispondete. Grazie. Comunque non ci siamo ancora alle ultime ore, siamo indietro. Siamo ancora al 1960, abbiamo 3 anni da raccontare. 3 anni che cominciano appunto col 1960. Che cosa accade? Aprono i rubinetti, iniziano a mettere l'acqua nella diga, ancora in costruzione da finire, ma inizia la prima prova d'invaso. Cos'è una prova d'invaso? È come un'alluvione. Esagerato. È un'alluvione controllata. Sì, la sola differenza con l'alluvione spontanea è che è permanente. E se quelle che vanno sotto sono le case dove sei nato, una qualche differenza la fa. Argomenti romantici, lascia stare, d'accordo. Ma cosa fai? Guardi le case che vanno sotto così? No, porti via il salvabile, travi, coppi, serramenti, tutto quel che si può portare via dalle case, si salva o no? E quando l'acqua circonda le case non puoi più andarci a piedi, coi fusti dell'olio, le tavole sopra, qualcuno dei ragazzi fa delle zattere, va a navigare sul lago a portare via roba dalle case. Ma tutto sto casin, questo via vai sul suo lago, la Sade non lo sopporta. E fa un'ordinanza tipicamente veneziana, un divieto di navigazione, che è la cosa più estranea alla mentalità di chi è nato in una valle senza acqua. E quelli vanno a navigare lo stesso e vengono multati, mentre l'acqua sale, dovrebbe fermarsi a metà della diga. All'inizio, per la prima prova d'invaso, dovrebbe fermarsi a quota 600 sul livello del mare. E lì dovrebbero fare la prova d'invaso. Cos'è? È un collaudo, come una prova di carico. Come la fai la prova di carico su un ponte? Semplice. Riempi il ponte di camion, poi tiri via i camion, se il ponte c'è ancora è collaudato. Così si fa, no? Stessa cosa con la prova d'invaso. Metti acqua fino a un certo punto, dopo per controllare devi cavare anche l'acqua, toglierla, vedere che sia tutto in ordine, ma non è mica una vasca da bagno, una valle così. Ce ne vuol di acqua a cavare e mettere. E allora? E allora ci vuole tanto tempo, e il collaudo è una formalità, l'impianto è praticamente fatto. Allora, questi tempi burocratici, se si accorciano, meglio, perché si entra in produzione prima. Allora ottengono un'autorizzazione a far salire l'acqua fino a quota 660 sul livello del mare durante la prima prova d'invaso, senza doverla togliere nel frattempo. E l'acqua, durante la primavera tarda estate del 1960, sale verso questa nuova quota. 6,40, 6,50, 6,60, non arriverà a toccarla.
perché come arriva a bagnare quota 6,40, 6,50 comincia evidentemente a toccare, a bagnare i piedi e forse poi le ginocchia di quella frana. E comincia a succedere qui, al Vajont, quello che un anno prima era successo a Pontesei, rumori sordi dentro la montagna. I bambini di Erto imparano a ruttare fortissimo. Mario! Macchie giallastre localizzate nell'acqua del lago, eh? Piccoli segni di frenamento, cominciano a dirselo, quelli che vanno a tagliare l'erba, quelli che vanno a navigare, la casca, sì sì, la vien, la casca, la vien, la casca, la vien, e infatti... No, ma io non sto parlando della frana del 9 ottobre del 63, eh no, io sto parlando della frana del 1960, perché i segni di avvertimento, a volerli leggere, ci sono tutti qui. E non cade nemmeno un giorno qualsiasi, no, perché pare che l'abbia scritto un greco antico la storia. E dunque, no il primo aprile, è già avanzata l'estate, siamo in autunno, cade in un giorno ancora più significativo. Dopo una settimana di precipitazioni straordinarie, che da queste parti un anno sì e un anno no arrivano, la frana si stacca e piomba nel lago in data 4 novembre 1960. Che non è più la festa della vittoria, no, per piacere, è la festa dell'acqua in questo paese. Che giorno l'Arno ha allagato Firenze? 4 novembre del 66, sì, e l'acqua alta del secolo a Venezia, lo stesso giorno. Sì, ma scusate, che giorno il Tanaro ha allagato il Piemonte? Il 5 novembre del 94, sempre in ritardo i piemontesi. Allora, per piacere... State attenti dove siete il 4 novembre di quest'anno, perché un anno sì e un anno no succede. E siccome l'unica prevenzione possibile è quella di prendere gli italiani e spostarli dove non piove, non è che io voglio portare sfiga, è che è un colabrodo, maledizione. Basta. Non ne voglio parlare qui, ovviamente. Quello che volevo dire è accaduto il 4 novembre, chi chiamano in questi casi? Tina Merlin, non posso, ho il bambino, porta anche lui, non ho la macchina, con tuo marito, con la Ford Anglia, sotto il diluvio universale, arrivano al Vajont. Troppo tardi, il giorno dopo la Save ha già fatto recintare la frana coi reticolati, ma sai, dall'altra sponda del lago la vedi benissimo. E poi nessuno può recintare qualcosa che è accaduto su, in alto, sul Toc, che hanno visto i malgari. Che hanno visto i contadini, i boscaioli, che hanno visto tutti, il marito della Merlin viene accompagnato lassù a vedere coi suoi occhi. Che cosa è comparso sul Toc? Un segno. Questo. Loro non sanno cos'è, ma voi sì. La M di Müller che è apparsa in tutto il suo splendore. Molto più in alto di dove ci si aspettava che potesse arrivare una frana in realtà. Capito cos'è accaduto? Che cos'è? È uno slittamento, una trincea della prima guerra mondiale di circa un metro che segue per un perimetro di quasi 3 chilometri la montagna. È caduta, sì, una frana il 4 novembre, uno spuntone davanti è caduto nel lago, ma l'intera montagna su in alto ha fatto uno scivolone in avanti di un metro. Tempesta di cervelli. La Sade convoca al Vajont una riunione. Scendendo dalla montagna, quelli che sono andati su a vedere vedono transitare sulla diga macchina nera, scendere un uomo, barba bianca, dal piazzo. E tutti gli altri esperti per fare appunto una tempesta di cervelli. Brainstorm. Gli americani dicono così. Tempesta di cervelli. Si prende quelli che sanno pensare, si chiude in uno stanzone e gli si fa piovere sopra. Sembra che questo fa germinare le idee. Cioè, se lo dicono gli americani sarà anche vero. Io me li immagino dentro questa stanza tutti umidi, bagnati, neri, incazzati, tranne uno. Istriaco, che gode. Sono tutti convinti ormai che qui ha ragione Müller, c'è una frana compatta. E Caloi, quello che sosteneva l'esistenza di una frana superficiale, no, ha fatto nuove indagini. E dice che con l'immissione dell'acqua nel serbatoio la roccia ha avuto un rapido processo di degenerazione. Quanto rapido? A me da bambino mi ha sempre detto sta saldo come una roccia? Ma o era già degenerata un po' o che? O siamo in presenza di forze mai viste? Siamo in presenza di movimenti in grado di sgretolare lo zoccolo duro su cui poggiava la frana del Toc.
L'unico che sembra comprendere a fondo la situazione è Müller. Müller, la frana si può fermare? Ormai no. Ormai no? Ma ve la immaginate, una riunione così? Qual è la prima cosa che fanno? Licenziano i geologi, perché è dimostrato che demoralizzano la truppa. Dopodiché si spremono gli ingegneri per trovare la soluzione, perché non è nemmeno concepibile con i soldi già spesi e l'impresa realizzata di fare un passo indietro a questo punto. Ma non si tratta di rimuovere l'ostacolo sulla strada del successo. È vero, sono tutti convinti che cade una montagna, e allora largo al concorso di idee. Quelli che si sfogano, giovani ingegneri rampanti, dicono si potrebbe far cascare la frana con la dinamite facendola tagliare a fettine sottili che cascano come un famoso prosciutto nella sua vaschetta, che è la valle già conformata a questo scopo. Altri che dicono non potendo incamiciare il TOC con un impermeabile in calcestruzzo, per ovvie ragioni economiche, si potrebbe bensì far cadere alcuni spuntoni avanzati della frana, crepe, effetto che si ha nei ghiacciai o negli iceberg, quando crollano le fette davanti, che bloccando l'alveo in basso della frana diventino un puntello che sostenga il resto della frana su. Comunque sia, sono tutti convinti qui che bisogna far cadere la montagna, ma a questo punto è la società ad avere dei forti dubbi, anche il consiglio d'amministrazione, perché? Perché se cade una frana di queste dimensioni, ma mi viene a bloccare la valle qua e là. Mi resta un laghetto piccolo attaccato alla diga, e quello oltre la frana cos'è? Un lago alpino in omaggio al comune di Erto? Qui la tecnica però ci viene in aiuto. Gli ingegneri propongono, sì, ma se qui costruiamo un sifone... Come un sifone? Beh, per il principio dei vasi comunicanti, se collego due serbatoi con una canna sul fondo, avrò sempre lo stesso livello dalle due parti, giusto? Qui in realtà non serve un sifone. Mi basta scavare una galleria sul fondo del lago, contro la sponda destra del Vajont, sotto il Monte Salta, che è roccia compatta, una galleria che mi unisca il dietro col davanti del fronte della frana. Dopo può cascarci sopra una montagna intera, che io avrò comunque un unico lago in due parti, collegate da un bypass. Costo 1 miliardo dell'epoca. Ma è tantissimo all'epoca rispetto al costo del Vajont, ma è un 15-20%. Insomma, è un capitale, ma è l'unico modo di salvare l'impianto. Il consiglio d'amministrazione nella tempesta delibera l'approvazione della spesa, subito, e dei paesi sulle sponde non è all'ordine del giorno. La questione intanto è come salviamo l'impianto. In ogni caso, facendo la galleria, sistemiamo anche i paesi, perché l'acqua del lago non potrà salire fino a diventare pericolosa. Questo si decide, di governare in proprio la situazione, senza pubblicità, ma il 17 di novembre, stesso anno, stesso mese, arriva al Vajont la terza volta l'allegra commissione di collaudo. Boia d'un cane, sono sempre qua questi. Hanno tutti ormai una coda di paglia come il tubo dell'acqua lunga al Vajont. Tutti convinti che qui sta ormai cadendo giù una massa di frana compatta. Tutti pessimisti, tranne uno. Chi? Il geologo della commissione di Stato Penta, ricordate? Lui è arrivato, sì, con le sue indagini a due conclusioni possibili. Dice, qui, allora, o siamo in presenza di una frana compatta, profonda, tipo quella indicata da Müller, o siamo in presenza di una frana più superficiale, tipo quella indicata da Caloi. Lui non sa scegliere tra le due ipotesi, ma propende per l'ipotesi minore, quella di Caloi, che non propende più per la sua ipotesi. Ma il geologo di Stato, forse stretto fra troppe pressioni, sì. Perché dice che se fosse vera l'altra ipotesi, bisognerebbe ammettere che qua è in movimento una massa di terra inconcepibile, e per non poterla concepire lui propende per l'ipotesi minore. Il 30 di novembre, stesso anno, apre a Milano il processo contro Tina Merlin e il suo giornale, rei d'aver pubblicato notizie false atte a turbare l'ordine pubblico. Apre il processo e chiude in 6 ore. Assolta la giornalista e il suo giornale. Ma per forza, perché nel frattempo è cascata la frana del 4 novembre. Ma quali notizie false se è già successo? Il giorno dopo l'Unità, vittoria! E in Valle del Piave in 7, vittoria, 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 vittoria. Diamogliela vinta, il primo gol che fanno, perdevano 18-0, fanno 18-1. È come quando giochi scapoli ammogliati, stai perdendo 18-0, non hai più voglia, poi fai un gol.
E par che se ci impegniamo, vero? Magari vincere no, ma pareggiare sì è possibile. 17 gol in mezz'ora si può fare. Ti cambia il mondo psicologicamente quando fai l'ultimo gol. Per un comitatino non essere più abbandonati. Sentire che adesso l'autorità costituita, la provincia di Belluno, ha messo noi, piccolo Vajont, all'ordine del giorno. Finalmente ne parlano i grandi. Il presidente della provincia di Belluno si chiama D'Aborso. È democristiano, la Merlin, comunista, di quello lì, nel libro, scrive un uomo buono, un galantuomo. E io penso a mio nonno. Viva Dio, si può anche stimare un avversario e continuare a mantenerlo avversario, o no? Ma questo signore buono, che ne sapeva del Bayon? Niente. Gli danno mandato di chiedere al suo superiore sull'argomento, è il ministro dei lavori pubblici, che non è più quello del circo, no, era cambiato, era un altro, che è passato poi alla storia con la faccia e anche la reputazione di uomo buono, Benigno Zaccagnini. Che ne sa Zaccagnini del Bayon? Chiede al genio civile che si lava le mani, lo mandano al servizio dighe. Ah, chi avete di competente sul Vajont al servizio dighe? Il geologo Penta. L'unico ottimista fa la relazione al ministro, dicendo sì, è vero, è cascata una frana il 4 novembre, ma erto esagerano in quella valle. Dopo la caduta della frana al Vajont, la SADE ha preso provvedimenti. Lungo il perimetro della grande frana presunta hanno fatto montare una rete di 24 punti di rilevazione luminosa, che sarebbero che? Sarebbero delle paline in ferro bianche e rosse con una lampadina sopra che se la frana cammina si vede anche di notte. Bello? Poi la SADE, a spese sue, ha fatto montare alla diga due sismografi che sentono anche le scosse di terremoto in Cile. In Cile ringraziano. E sempre a spese sue. Ha dato incarico all'Università di Padova di fare delle prove su un modellino per vedere le conseguenze di una frana su un serbatoio come Vajont. Oh, Zaccagnini, rassicurato, trasmette ad Aborso che è buono, ma non tre volte, che qui da noi vuol dire mona. D'Aborso capisce, se le cose sono così, che l'università fa prove di catastrofe. Ma le cose sono più gravi di come pensava lui. Va a Roma, una settimana, negli uffici, a bussare, a chiedere notizie della SADE del Vajont e non ottiene. Torna indietro, non ha niente da dire. Lo accusano di coprire il ministro e lui sbotta, che non ha potuto, perché contro la SADE è difficile, perché è come uno Stato nello Stato. Ah sì, le frasi fatte, lo so, l'hai già sentito, come dir muro di gomma, che retorica, e quando l'hai sentito? Certo, da Piazza Fontana in poi, la strategia della tensione, lo Stato nello Stato, e io cosa sto dicendo? Che ci siamo talmente vaccinati che non riusciamo a riconoscere le parole. Sto dicendo che queste parole le usava nel 1961, 8 anni prima di Piazza Fontana, a Verbale, un uomo del governo dello Stato, non per indicare strategie della tensione, ma poteri all'interno dello Stato, al di sopra dello Stato, potenzialmente assassini. Ma chi sei? Dio? Intanto, quell'inverno, il ghiaccio ti inferma quella frana. E loro dicono, ma, che si è fermata. Certo, si è fermata un corno. Aspetta il disgelo a primavera a vedere se quella frana si è fermata sul serio, per favore. Ma è inutile discutere di questo, perché intanto la galleria di sorpasso sta venendo avanti, veloce, certo. Lavorano a tempo di record. Hanno tolto l'acqua dal lago, stanno scavando sul fianco del Monte Salta, senza dir niente a nessuno, ma la Merlin è una giornalista che sa fare il suo mestiere, gli operai alla sera alzano il gomito, anche i tecnici parlano, se a intervistarli è una bella donna, oltre che una brava giornalista. E quella sa fare le inchieste, ci vuole il suo tempo, ma mette insieme i materiali. A febbraio ha pronto un articolo, lo manda al suo giornale, che si stampava a Milano. All'unità l'articolo della Merlin non esce. 7 giorni di tentenna, perché? Perché magari anche quelli lì si sono convinti che questa si sia montata la testa dopo che ha vinto il processo. Ma questa montanara, testa dura, senza prove, insiste. Se non che all'unità a Milano c'è un giornalista di Erto, sante della putta.
Io immagino la telefonata in ertano bellunese di questi due, con tutta la redazione che non capisce. Ma esce l'articolo. Una frana di 50 milioni di metri cubi minaccia vita e averi degli abitanti di Erto. È grossa, ma non per le sei colonne in cronaca. È grossa perché una volta tanto è come poter dire, attenzione, c'è una frana grande esattamente come la Valtellina. Pronta a cadere, sappiamo dove, come, quanto. E no, questo non lo sapeva. Nessuno poteva sapere che la frana era stimata almeno 4 volte più grande. Ma non era stato comunicato a nessuno. Eh no. Sono documenti riservati. Intanto la galleria di sorpasso è praticamente finita. Entro l'estate viene la commissione di collaudo per dare l'autorizzazione a rimettere l'acqua. La Save a fretta vuole incominciare a fare nuove prove d'invaso, perché hanno perso un sacco di tempo. E in quei mesi in Italia è fiorita una parola nuova: nazionalizzazione delle industrie idroelettriche. Mamma mia! C'è il rischio di perdere il Vajont prima ancora di aver finito l'impianto, le ali ai piedi, le autorizzazioni del servizio dighe sono un po' lente, diciamo che se chiedi 680 ti danno 620, se chiedi 700 ti danno 640, e cosa fanno? Non possono mica aspettare, si portano avanti, vanno sempre un po' più in là delle autorizzazioni, tanto poi le autorizzazioni arriveranno, seguono un programma di invasi che chiamano cosiddetto programma Pancini, dal nome dell'ingegnere capocantiere, che segue questa logica, far salire e scendere l'acqua in modo discontinuo, salire l'acqua fino a una certa quota, aspettare un paio di giorni o qualche giorno in più che l'acqua si infiltri bene nella montagna e poi provocare uno svaso rapido per provocare l'effetto crepe, cioè il distacco delle fette più avanzate della frana, salire, impregnare, distaccare, ma non ce la fanno. Questo movimento ripetuto per mesi, per mesi, per mesi provoca al massimo un piccolo distacco, ma del resto, in alto, la montagna slitta. Scivola, scuote, fa boati, si allungano i capisaldi uno rispetto all'altro di 6 metri in certi punti. Ma la cosa strana è che il movimento non è soltanto in direzione verticale, ma anche in orizzontale. Cioè non si sta muovendo una fetta superficiale di terreno, ma è l'intero zoccolo della montagna che si sposta in avanti. Ed è il terreno sotto, profondo, che continua a macinarsi con questi invasi e svasi, con l'azione dell'acqua. In superficie i risultati sono pressoché nulli, e intanto l'acqua sale, scende, con le autorizzazioni che gli arrivano sempre in ritardo. Ma non avete l'autorizzazione di giocare con l'acqua fino a quelle quote. L'autorizzazione arriverà. Hanno ragione loro. L'autorizzazione arriva sempre. L'autorizzazione a mettere l'acqua fino a quota 680, che è già stata raggiunta da un bel po', arriva il 23 dicembre, regalo di Natale. Da 2 mesi, però, l'ingegner Semenza, il progettista della diga, è morto. Chiedendo perdono a Dio alle montagne se talvolta col suo operato ha mancato a loro di rispetto. Al dubbio Semenza stavolta di aver fatto il passo più lungo della gamba. 5 mesi dopo di lui muore dal piazza, e tutti e due i testimoni della storia fuori scena, prima del finale. Chi entra al comando del Vajont? 2 personaggi, l'ingegner Alberico Biadene, detto Nino, che era il vice di Semenza, e il capocantiere Pancini. Uno di sé dirà, io ero il supervisore, l'altro dirà, io ero l'esecutore. Comunque Biadene è la carica più alta in governo qui al serbatoio del Vajont. Biadene entra nella stanza dei bottoni a gennaio del 62 e gli capitano in mano i rapporti che la Sade manda al ministero. Hanno raggiunto un compromesso, eh? Ah, sì, sì. Il ministero rinuncia a mandare la commissione in gita al Vajont. La Sade si controlla da sola. Il risultato non cambia e il ministero risparmia qualcosa sulle spese. Nei rapporti Biadene si accorge che hanno indicato scosse di terremoto in corrispondenza degli invasi e svasi del serbatoio. Chiede ai tecnici cosa avete scritto. Ah, ingegnere, ogni volta che facciamo muovere l'acqua scuote la montagna e il sismografo fa tac. Ma senti, cancellatelo. Ma ingegnere, se si aggravano le scosse segnaliamo al ministero. Scosse di questa entità le governiamo noi. Come dire che al ministero non saprebbero capirle. Queste noi riusciamo ad amministrarle, a loro gli fanno soltanto confusione. Sono 5 nel mese di marzo, sono 11 nel mese di giugno, scusate, nel mese di aprile, 17 nel mese di giugno e 21 nel mese di giugno. La cadenza delle scosse aumenta regolarmente durante la seconda prova d'invaso.
scuotono le case della valle un giorno sì, un giorno no, si lesionano gli intonaci, sono scosse superficiali che arrivano anche alla caserma dei carabinieri, che fanno rapporto alla prefettura, che chiede al genio civile, che risponde con l'unica perizia esistente sulla valle a firma di Dal Piazza del 37, cioè prima della costruzione del lago, in cui c'è scritto che sì, la valle può anche essere soggetta a qualche terremoto che però viene dal Friuli. Questo la prefettura rassicurata trasmette ai carabinieri, i quali fanno notare che qui in pratica il terreno trema. La prefettura fa notare che in teoria ai sismografi della diga non si registrano scosse. I carabinieri fanno notare che qua in pratica, attenetevi alla teoria, non trema la terra, vi trema il culo. Bisogna far passare per deficiente, no? Non c'è. Non è necessario sottolineare in questo modo. Bisogna far passare per deficiente la gente che vive qui, negandogli l'evidenza, ridimensionando il rischio, facendo in maniera che non sorgano dubbi. Ma quando la seconda prova d'invaso, dopo mesi, va a cessare, cesseranno anche le scosse quando l'acqua arriverà a stazionare a un livello basso. Ma durante lo svaso della seconda prova, mentre l'acqua viene tolta, ci saranno i più forti movimenti della frana del TOC. Come dire che tra il dicembre del 62 e il marzo del 63 andranno vicini al distacco della frana, ma non ci arriveranno. In quegli stessi mesi però io devo parlarvi di un'altra cosa, prima che si arrivi agli ultimi mesi, agli ultimi giorni, all'ultima prova d'invaso, ma non so se ho il tempo di farlo. Che ora ho fatto? Allora, rapidissimamente devo parlarvi della prova sul modellino. Vi ricordate che vi ho accennato prima all'esistenza di una prova su modellino affidata dalla SADE all'Università di Padova? Ecco, allora, l'esperimento viene affidato al professor Ghetti, Augusto Ghetti, dell'Istituto di Idraulica di Padova, ma non può essere fatto a Padova. Perché? È troppo casin, gente che va, gente che viene, tutti che guarda, che bel, no. L'esperimento sarà fatto in un comune che si chiama Nove, sopra un lago che si chiama Morto, la paura fa 90, là non ficcherà il naso nessuno. Lì, nel centro modelli della SADE, viene realizzato questo modello idraulico unico in Italia, lungo 40 metri, che simula il serbatoio. E poi fanno i fianchi, dai quali, da una parte dovrà provenire la frana del TOC e dall'altra parte potrebbe arrivare l'onda del lago del Vajont. E come scelgono? Come fanno a costruire la fiancata? Perché non cade mica della ghiaia sulla sponda del TOC? C'è un piano di scivolamento della frana, ma chi l'ha mai visto? E come fanno a sceglierne uno? Con il calcolo delle probabilità ne scelgono uno su un milione. Non sono mai state fatte indagini così approfondite per arrivare a stabilire come è fatto il piano di scivolamento. Per capirci, è fatto come una sedia? O è fatto come una sdraio? O è un piano inclinato esattamente a 40 gradi? Chi lo sa? Allora ne scelgono uno possibile e in base a questo viene simulata su questo piano ipotetico di scivolamento la caduta della frana del TOC compatta, massiccia, rocciosa. Quale materiale viene usato per fare la frana rocciosa del TOC? Ghiaia del Piave. Tutti d'accordo? Devo chiedervelo. Che cosa non ha la ghiaia del Piave per simulare la caduta di una frana rocciosa dalla montagna? Cosa gli manca? La compattezza. È geologa lei, signora? Sì, lo so, la domanda gliel'ho fatta io in maniera tendenziosa, per piacere. Ma avete visto che ore sono? Volete che stiamo qua fino a domani mattina solo perché io devo essere obiettivo? Io sono tendenzioso, sapete benissimo da che parte sto, non mi voglio mica nascondere dietro un dito. Ma state tranquilli, che quando un giudice istruttore di nome Fabbri ha posto in maniera corretta a questi professori dell'Università di Padova la domanda perché per 2 anni avete scaricato giù carrettate di ghiaia, la risposta che ha avuto? Perché noi siamo idraulici? Ce l'hanno detto i geologi? Anche la spia fanno. Ma a me sembra la risposta del processo di Nonimberga contro i crimini nazisti, del tipo noi abbiamo solo ubbidito agli ordini. Ma possibile che un dubbio? In un modellino idraulico è di fondamentale importanza la scelta dei materiali. Aver usato ghiaia ti dà dei risultati non confrontabili con la realtà. Quando hanno rifatto l'esperimento in Francia, dopo il Vajont,
Hanno usato lastre di calcestruzzo avvitate insieme. E allora sì, hanno avuto risultati confrontabili. Ma gli italiani dicono, sì, ma i francesi sapevano già com'era cascata la frana. E allora perché non l'avete rifatto in Italia? Perché il giudice Fabbri, che ha istruito il processo del Vaillot, non ha trovato in Italia nessun istituto idraulico disposto a rifare esperimenti che avrebbero creato imbarazzo ai colleghi dell'Ateneo Pattavino. E per trovare un collegio di periti ha dovuto girare l'Europa per trovare qualcuno che avesse il coraggio di denunciare questo esperimento e la prevedibilità della frana del Vaillant. Se no, per l'intero corpo accademico italiano, questo è accaduto per pura fatalità. Straordinario senso civico del dovere dell'intero corpo accademico italiano su questa questione. Dopo 2 anni di questi esperimenti, il professor Ghetti fa la relazione finale, che dice, abbiamo verificato la caduta di una massa rocciosa nel serbatoio del Vaillant, della massa di 200 milioni di metri cubi di roccia, in 2 tempi. Perché in 2 tempi? Perché è fatta a forma di M come Müller, sono 2 gobbe, non vorrei mica che caschi tutta insieme, no? Mai una volta un dubbio su 21 esperimenti fatti che potesse cascargli tutta insieme, no. E dunque abbiamo verificato che all'impatto di questa frana, sempre in 2 tempi, con l'acqua del lago, se al momento dell'impatto avesse trovato l'acqua alla quota di metri 700 sul livello del mare, cioè quanto sotto il ciglio della diga? 21 metri, mi bastano quelli, 21 metri e 60. La frana con l'acqua a quell'altezza avrebbe provocato un'onda di ampiezza compresa tra i 25 e i 30 metri d'acqua. È un palazzo di 10 piani. E come vedete, avrebbe un piccolo sorpasso della diga, con conseguenze anche sulle infrastrutture della diga stessa e anche su alcune delle frazioni di Erto e Casso che stanno più vicino al lago, sotto quota 730. Ma il professor Ghetti aggiunge, attenzione, che se quando cade quella frana, con quelle caratteristiche che vi ho detto prima però, trova l'acqua a una quota più alta, mettiamo che trovi l'acqua a quota 715, cioè soltanto 6 metri sotto il ciglio della diga, con quella differenza l'onda provocata dalla frana avrebbe un'ampiezza infinitamente più grande, con conseguenze catastrofiche all'interno della valle per l'azione di dilavamento delle sponde e oltre la valle per lo sfioro di un'enorme massa d'acqua oltre il ciglio della diga stessa verso i paesi di fondovalle. Ah! Sono 6 anni che è cominciata questa guerra ed è la prima volta che mi fanno entrare in scena il personaggio di Longarone. Fino adesso è stata tutta una questione di Erto, Casso, contadini, espropri, montanari. Adesso scopri che potrebbe centrare Longarone, una cittadina che è laggiù, 2 chilometri a valle della diga, lontana. Nessuno aveva mai immaginato che la questione potesse riguardare Longarone. Tant'è vero che, come vedete, Longarone nel modellino del professor Ghetti non era nemmeno stata inserita, guarda. Se quello più o meno può essere il modellino, Longarone non c'è. E a questo punto effettivamente il professore ha chiesto alla SADE, volete finanziare un'altra sequenza di esperimenti per vedere il comportamento dell'onda del Vaillant in prossimità dell'abitato di Longarone? No, grazie. Allora ho finito. Sì, grazie. La SADE paga per vedere il comportamento dell'onda sulla sua diga, non sugli abitati civili a valle, ma non ci sono altri esperimenti in corso e gli esperimenti non servono a chi ci abita o a un organismo di controllo. I risultati dell'esperimento del professor Ghetti vengono chiusi nei cassetti della SADE in buona compagnia e nei cassetti del professore a Padova, e se un assistente del professore non li avesse rubati e consegnati ai giornali, chissà quando avremmo saputo di questo esperimento. Tutto ciò accadde pochi giorni dopo il Vaillant. Ma adesso non ho il tempo di parlare di questa cosa. Ciò che accadde è che la relazione fu chiusa lì con una raccomandazione che la precedeva o la conteneva, che vi era contenuta. La raccomandazione di non superare più comunque la quota di 1,7 metri sul livello del largo, sul livello del mare voglio dire, perché con l'acqua più alta non si può più governare la frana, quindi restate a quota 700. Peraltro, aggiunge il professor Ghetti, la quota di 1,7 metri la potete ritenere di assoluta sicurezza per qualsiasi tipo di evento franoso.
beata sicurezza. Intanto siamo nel dicembre del 62 e viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge che istituisce l'Ente Nazionale Energia Elettrica. Vi immaginate quassù al Vajont? Venezia a casa! E calma, ci vuol tempo, eh? Ci vuol tempo per passare dal vecchio padrone al nuovo padrone. Il 14 marzo o il 26 marzo, insomma in marzo, non chiedetemi la data, per decreto del Presidente della Repubblica, l'impianto del Vajont, che passerà all'Enel, viene affidato in custodia temporanea alla SADE, che ne diventa quindi il custode, fino all'accompletamento della nazionalizzazione. Da quel momento si parla di Enel SADE. Ci sono i cartelli in giro per la valle, Enel SADE. Questo vuol dire. Vuol dire che in quel momento tutti passano dal vecchio padrone al nuovo padrone. Ma per chi lavorano? Per il vecchio o per il nuovo? Sa l'Enel della frana del TOC. E chi è che deve dirglielo? Anche se io andrò a lavorare per l'Enel, devo dirglielo io all'Enel della frana, scusa, dai! E poi, scusate, il discorso è un altro. Quando io vendo la macchina usata, devo dirglielo io a quello che la compra, come va? Se lui me lo chiede, cosa gli dico? Ben? Hai mai visto in vendita macchine usate che vadano mal? Ma non le compra nessuno quelle che vanno mal. Se poi quello lì insiste nella tua macchina, vuole sapere dei freni, cosa gli dici dei freni? Regolari, no? Oddio, tu lo sai benissimo che se è bagnato, a lui gli conviene fare così piuttosto che così. Perché la tua macchina, se la conosci, la eviti. In mano tua ti salvi, in mano a un altro è omicidio colposo. Se proprio hai scrupoli di coscienza, cosa fai? Gli dai le chiavi? Adesso che hai trovato uno che te la compra invece che rottamarla, dai, non li butti via i soldi. Gli dai le chiavi, gli dici, toh, porta la macchina dal tuo meccanico. Se il suo meccanico non se ne accorge, oh, io ho la coscienza pulita, ho fatto quel che dovevo. Stesso bel gesto fa la SADE, dà le chiavi della diga all'Enel. Toh, portala dal tuo meccanico, ma il meccanico dell'Enel è lo stesso della SADE. E perché dovrebbe imbrogliare? Perché c'è imbroglio. Cristo, con tutto quello che qui c'è cascato sopra, questo è rimasto sotto, ma l'imbroglio c'è, nel contratto. L'Enel, il 27-26 luglio 1963, prende in consegna il Vajont dalla SADE come impianto funzionante. Pagina 9 dell'allegato A del protocollo d'acquisto. Ma come funzionante? Se manca ancora la terza prova d'invaso, manca il collaudo che è in corso, come può essere funzionante? Con la complicità del meccanico si può fare. Come? Io non so. Insomma, il passaggio di proprietà di una macchina, no, quello di una diga, voglio dire, è quasi più difficile di quello di una macchina, eh? Io quello della macchina 2 o 3 volte l'ho fatto. Se adesso l'Enel vende le dighe, io una la compro, poi vi spiego come si fa. Ma secondo me non è facile. Perché bisogna stabilire il valore bene dei beni mobili, immobili, di tutte le voci che entrano nel passaggio di proprietà. Ci vuole tempo. Allora, per il giorno in cui il ragioniere della SADE e quello dell'Enel si siederanno alla scrivania, io avrò avuto tutto il tempo di completare il collaudo che mancava e che nel frattempo, con la complicità del meccanico, avrò potuto fare. Altrimenti come farebbe, con quale testa potrebbe la SADE nel periodo di custodia iniziare la terza prova d'invaso chiedendo al Ministero l'autorizzazione di iniziare la terza prova per arrivare alla quota di metri 715 sul livello del mare? Bastardi. Brutti bastardi. E la raccomandazione di Ghetti nel cassetto, non superate 700? Ma vuoi rinunciare a 15 metri d'acqua? 15 metri d'acqua, guarda sulla diga, moltiplicato per la superficie di questa valle, fa milioni di metri cubi, fa la differenza tra una perdita e un profitto, per piacere. Con tutti i soldi in più, dice la SADE, che ho dovuto spendere a far la galleria di sorpasso, i muri di consolidamento, le iniezioni di calcestruzzo sul TOC, adesso che sono costretto a vendere, non perché lo voglio io, ma perché mi obbliga la SADE, al prezzo fissato dalla SADE, io devo anche rimetterci sulla quantità. Ma per che motivo? Per la paura che casca il TOC.
Ma per piacere, questo casca domani come tra 20 anni, va bene? Noi facciamo un collaudo un giorno a quota 715 e chi si è visto si è visto. Tanto ormai la responsabilità penale per i diritti attivi e passivi pregressi sta a Enel. La responsabilità di ciò che accadrà al Vajont è all'Enel. Ma a chi giova il collaudo a 715? A chi compra o a chi vende? Se restassero padroni dell'impianto potrebbero anche aspettare qualche giorno, qualche anno, qualche mese per vedere se si sistema la montagna, ma siccome bisogna vendere, bisogna liquidare al miglior prezzo possibile l'impianto, dunque si rischia. La prova d'invaso, la terza, inizia nel mese di aprile. L'autorizzazione è arrivata, iniziano all'inizio velocissimi a far salire l'acqua. Quando superano la vecchia quota di 6,50, 6,60 dove è cascata la prima frana, ricomincia a scuotere e tremare la montagna. Boati e scosse sono più forti perché stavolta l'acqua sta salendo molto rapidamente. In quel periodo di forti malumori, di inclinazione degli alberi e di frani del terreno e di boati del TOC, la SADE fa una mossa distensiva di pubbliche relazioni, consegna al comune di Erto in quei giorni, verso giugno, le chiavi di una nuova scuola elementare costruita sotto il TOC, in località La Pineda, una frazione di Erto, per quei bambini che così non faranno più tutta la circonvallazione per andare a scuola. Quella scuola era finita da 1 anno e mezzo, non davano le chiavi, perché c'era pericolo. Se io sono il sindaco di Erto, mi danno le chiavi della scuola, vuol dire che non c'è più pericolo. E se non c'è pericolo, perché devo mantenere in vigore anche le ordinanze di divieto di accesso al lago? Io le revoco. Come vengono revocate quelle ordinanze? Si becca il sindaco di Erto 2 denunce. Una dall'Enel e una dalla SADE, entrambe firmate Biadene, per aver aperto al pubblico una zona di noto stato di pericolo. Noto stato di che? C'è pericolo o non c'è pericolo allora? Ma sindaco, guarda la scuola elementare. Durante l'estate del 1962 anche la scuola nuova viene a lesionarsi. Tutti gli edifici dalla parte del TOC hanno lesioni, i pozzi non portano più l'acqua, le porte non si chiudono più o non si aprono perché tutti gli edifici vanno a sconnettersi. Dalla fine di luglio però c'è un cambiamento sostanziale, arriva l'Enel, dalla fine di luglio l'impianto passa totalmente sotto la responsabilità dell'Enel, ma non cambia niente, la prova d'invaso è già avanzata, alla fine di agosto sono a quota 712, mancano 3 metri al collaudo, ma il 2 settembre il TOC non ne può più, molla una scarica che è un 7° grado della scala Mercalli, anche a Longarone ha sentito il colpo, la diga, calma, la diga è antisismica, la sente neanche una scossa così. Ma è vero, però sono le case di Erto che non la reggono, sono già lesionate, viene giù uno stavolo in centro del paese, è la goccia che fa traboccare il vaso, adesso basta, comune, fai qualcosa. E il comune di Erto fa una lettera, sembra poco ma è civile, una lettera all'Enel SADE dicendo tu devi togliere da questo comune tutte le cause di pericolo e dopo casomai rimettere in attività il tuo lago, prima che qui succedano danni riparabili e non riparabili. Gliela mandano il 3 di settembre e poi aspettano risposta il 4... Il 5, il 6, il 7, l'8, il 9, manca un mese. Il 10, l'11, il 12 settembre arriva la risposta dell'ingegner Biadene. Non entro in merito alle affermazioni piuttosto azzardate del comune di Erto. La situazione qui è tenuta sotto controllo dal nostro ufficio locale. Ma che controllo? La scossa del 2 settembre ha compromesso l'equilibrio già instabile della frana. Il 12 settembre un'altra scossetta fa camminare la frana tutta insieme di 22 centimetri. E cosa vuoi che sia? In certi punti la frana ha camminato per metri. E no, è diverso. Ti sto dicendo che le paline di rilevazione, tutte 24, in alto e in basso, dopo il 12 settembre hanno fatto un salto avanti tutte insieme. Cristo! La frana del TOC è una sola. Altro che 2 zolle, questa si muove tutta insieme, tempesta di cervelli, il 17 di settembre terrorizzati si ritrovano all'impianto a discuterne i tecnici della SADE Enel, o dell'Enel a questo punto, chi sono? Ingegneri? Perché i geologi li hanno licenziati da 2 anni, Caloi continuava da mesi a mandare rapporti allarmati ma tutto sommato isolati e nessun altro geologo viene più consultato in questo periodo. E poi la commissione di collaudo sono 2 anni che non va più al Vajont. E allora le castagne te le devi cavar tu, ingegner. Biadene, dà ordine di chiudere i rubinetti, le saracinesche, di bloccare il livello dell'acqua nel serbatoio.
Per 7 giorni tengono l'acqua ferma per vedere se in questo modo si stabilizza la frana. Niente da fare. Al ritmo di 1-2 centimetri al giorno il TOC si muove. Cristo, non si ferma più. Il 24 di settembre c'è l'ultima tempesta, l'ultima riunione. Sono in pochi ormai. Nel frattempo hanno cercato di avere qualche informazione dai geologi. Un'istruzione, ma un geologo non è un medico di base. O gli hai dato il modo di seguire lo sviluppo di una storia, o soltanto un cretino si sbilancia oggi per domani. Te le cavi tu le castagne dal fuoco adesso. Hanno rassicurato l'Enel che è tutto sotto controllo, ma al tempo stesso hanno cercato di avere aiuto. Non capiscono. La situazione è questa, intorno al tavolo. Sono fermi a quota 712, con una raccomandazione nel cassetto di non superare più la quota di 700. Dunque, bisogna togliere 12 metri d'acqua. Sì, facile. Ogni volta che fanno i controlli nei tubi piezometrici, sono quelle lunghe tubazioni che vengono infilate nei fori dei carotaggi per sfruttarli anche dopo, in maniera da controllare l'altezza della falda acquifera dentro la montagna. Ogni volta che fanno i controlli dentro i tubi piezometrici, trovano che ormai il livello dell'acqua dentro la montagna è via via sceso, fino a diventare uguale a quello del lago. Come dire che non è più una montagna compatta, ma è come un mucchio di ghiaia che non trattiene più l'acqua, non è permeabile. È completamente inerte, frantumato sotto. Quell'acqua davanti nel lago è anche un muro, una forza fondamentale per sostenere il fianco della montagna. Se gli togli l'acqua di fianco, che cosa farà la montagna? Continuerà a scivolare piano piano o si metterà a correre? Domandaglielo. Nessuno ha mai parlato così a lungo con una frana prima di quella del TOC. Ma l'ingegner Biaden non è uomo da colloqui solitari con la montagna come dal piazza. No, è razionale. E dunque l'ordine è... togliete l'acqua. L'ordine viene trasmesso al capo cantiere Pancini, il giorno 26 settembre. Il giorno dopo Pancini parte per le ferie, va in America. Se vi serve qualcosa, chiameme. Buon viaggio, ingegner. Arrivederci. L'acqua inizia a scendere al Bayonne il giorno dopo, al ritmo di 70 centimetri al giorno. E la montagna dietro! Non 70, no, il primo giorno sono 9, poi 10, poi 11, aumenta, più tolgono l'acqua dal serbatoio, più accelera la montagna, come già era successo a Pontesei nel 59. Che ore sono, per favore? Non manca tanto. Non ci sono precipitazioni straordinarie e rilevanti nell'ultima settimana prima del 9 ottobre 63. Quel che accade è direttamente legato a questa gara. Riusciranno i nostri eroi a portare l'acqua nel serbatoio alla quota di sicurezza prima che gli caschi in testa la montagna? E la gente che ci abita sopra, il TOC, che li facciamo? Quelli bisogna sgombrarli, mandarli via, ordinanze di sgombero. E la gente che ci abita davanti, quelli no, quelli li teniamo. A quelli non si dice niente, quelli vengono rassicurati, anche se boati, scosse aumentano, provocano telegrammi allarmati dal comune di Erto. Scherzano gli operai, scherzano giù a Longarone, dicendo, oh, sapendo quel che succede su. Se quando casca la montagna la diga tiene, ciao Erto, ma se quando casca la diga molla, a Longarone andate in giro con stivali e con l'ombrella. Ma tutti sanno che la montagna sta cascando, tutti scherzano su questo, e proprio perché tutti lo sanno nessuno pensa che ci sia pericolo, perché se lo sanno e non ti mandano via vuol dire che è tutto sotto controllo, e invece la situazione si aggrava. Un telegramma dell'Enel Sade al comune di Ertocasso in data 8 ottobre 1963, ore 12, urgente, acceleramento del movimento franoso zona TOC rende necessario sgombero delle persone. Segnaliamo quanto interessato procedere urgentemente. A seguito del telegramma il comune di Erto fa un avviso che viene pubblicato. Si porta a conoscenza della popolazione che gli uffici tecnici dell'Enel Sade segnalano la instabilità delle falde del TOC ed è pertanto prudente allontanarsi dalla zona che va da Costa Gervasio alla Pineda. La gente di Casso in modo particolare si premuri di approfittare dei mezzi dell'Enel Sade per sgomberare la zona, e siccome le frane del TOC potrebbero sollevare ondate paurose su tutto il lago, si avverte ancora tutta la gente che è estremamente pericoloso scendere sulle sponde del lago. Le ondate possono salire per decine di metri e travolgere, annegandolo, anche il più esperto dei nuotatori.
Chi non ubbidisce ai presenti consigli mette a repentaglio la propria vita. Erto Casso, li 8-10-1963. Siamo all'ultimo giorno. Oggi, 9 ottobre, 34 anni fa, era una giornata di sole. Oh sì, una di quelle giornate che in montagna è più limpido che d'estate. Ma che scuola, se sei un bambino, una giornata così prendi e vai su, magari sul Toc, perché in una giornata del genere si vede Venezia e da Venezia senti arrivare i fili del telefono, da Roma a Venezia, Venezia Longarone, Longarone Vajont, roventi di telefonate, Biadene che telefona al geologo Penta a Roma, Penta da Roma lo esorta a non fasciarsi la testa prima di essersela rotta, gli dice che la situazione vista da lì non gli sembra così grave, quell'altro gli dice che da Longarone sì, poi scrive al capocantiere Pancini, mi spiace ma devo farla rientrare dalle ferie Pancini, oggi la velocità di avanzamento della frana è accelerata del 50%, che Dio ce la mandi buona. La resa mistica, è comodo ingegnere, non hai più tecnica, ti resta la resa mistica. Alle 6 di sera chiude il cantiere. C'è una macchina che lo aspetta per riportarlo a Venezia. Qui, alla cabina di controllo, sopra la diga del Vajont, resta un geometra, Rittmeyer, coi suoi operai. Sono in due nella cabina di controllo. Le ultime ore del 9 ottobre hanno tolto 1,5 metri d'acqua per arrivare alla quota di sicurezza. Ce l'hanno fatta, ma la montagna ormai cammina a occhio nudo. Quando arriva il buio, accendono una fotoelettrica. L'ultima notte che questa valle ha visto le foto elettriche è stato il 9 ottobre del 63, che sembrava a questi che fossero tornati tedeschi a far rastrellamenti, e invece no, che quella notte le foto elettriche illuminava i pini che si erano messi a inclinarsi le ultime ore a occhio nudo. Rittmeyer lì nella cabina a vetri vede la montagna che gli casca, fa due calcoli e si accorge che anche se arriva un'onda di 30 metri solamente, li travolge, e poi travolge certe frazioni di Erto Casso che non sono state sgomberate. Ma lui è un geometra, non può sgombrare un paese. Telefona all'ingegnere, a Venezia. E qui parte la leggenda del Vajont, di una centralinista che abbia sentito la telefonata, si sia intromessa a chiedere che cosa state dicendo. C'è pericolo per Longarone o la bambina, signora nostra, tranquilla e dorma bene. Rittmeyer viene rassicurato, rincuorato da Biadene che lo esorta a dormire con un occhio aperto e un occhio chiuso, che non è facile. In base alla telefonata vengono allertati i carabinieri di Erto quella notte a istituire un posto di blocco. Nessuno può percorrere la strada quella notte che da Erto scende a Longarone e viceversa. Anche l'ingegner Caruso, che lavora per la Sade, per l'Enel a Venezia, il vice di Biadene, ha degli ordini, delle richieste per polizia stradale e carabinieri, cui viene richiesto di preparare posti di blocco preventivi sulla statale di Alemagna a Tai di Cadore e Ponte nelle Alpi, a nord e a sud di Longarone. Con che motivazione? Credo non disturbare la frana. Non ne vedo altre. E Longarone è lì, davanti alla gola, perché a Longarone non si dà l'allarme d'evacuazione? Per non creare panico? O perché è un rischio calcolato, ma insomma i tecnici hanno le famiglie qui al Vajont, qualcuno, si aspettano la fine del mondo, manderebbero via almeno la moglie, no? Ma li hanno rassicurati che tutto è sotto controllo, adesso che ore sono? 35? O mancano 4 minuti? Non si sgombra un paese in 4 minuti. Il 9 ottobre del 63, a quest'ora Longarone è piena di gente, nei bar, a guardare una partita di calcio, Rangers Glasgow contro Real Madrid. C'era l'Eurovisione che, insomma, era una finta diretta, cominciava alle 10 di sera, no? Dopo la partita iniziava l'Eurovisione e il secondo canale a Longarone era arrivato da pochi mesi. E così quanti ragazzi scende dalle frazioni per andare a vedere la partita a Longarone? Davanti ai bar file di biciclette e motorini, e dentro il bar nuvole di nebbia, poi un trespolo e a 3 metri dal televisione bianco e nero che filtra tra bestemmie fino al tavolo da gioco, gente che gioca e guarda la partita. Ma non è la sola occasione per andare a Longarone, c'era il cinema a Longarone, le gelaterie, fa città a Longarone, non è mica paese, vuoi trovare una ragazza in giro di sera, mica stai qua, vai giù a Longarone, in strada, piccola Milano la chiamavano Longarone, quassù in valle,
dove siamo noi, oltre la diga, un silenzio feroce. L'ultima bava di ragno che tiene unita la frana al resto della montagna, rotta. E la frana è ancora là. Su un piano inclinato, non c'è mica niente che la tenga attaccata al resto della montagna, ma è lì, ferma! E poi va. Cos'è che la fa andare? Quanti sono? 260 milioni di metri cubi di rocce. Non è mica questa roba qui. Quella dove siamo noi è un francobollo sulla frana del Vajont. Ma che ti illudi? La frana del Vajont è partita lassù, 500-600 metri più in alto di dove siamo noi, su un costone di montagna che non si vede. Lassù, in alto, abbarbicati stavano i boschi, un mondo intero fatto a M che alle falde aveva stalle, una latteria, aveva case, una strada, campi coltivati, due torrenti, uno stagno, colline, boschi. Un mondo intero fatto a M, con gli animali nelle stalle che muggisce disperati, con quelli alla catena che soffoca per scappare, con gli umani che sono lì per governare le bestie e capisce di colpo che è troppo tardi. Un mondo intero passa da 60 centimetri a 100 chilometri all'ora, adesso! E non lo fa in silenzio. Testimone oculare il parroco di Casso. Apro la finestra, vedo i fili dell'alta tensione che arriva dall'Austria, che spacca un cortocircuito che illumina a giorno la vallata, i pini che si inclina violentemente e scivola, un bosco intero che corre verso il basso. Ma quale Macbeth? La montagna intera insieme al bosco corre, riempie una zolla la vallata, sbatte la seconda zolla che gli si capovolge sopra, risale i costoni della montagna fin dall'altra parte, una collina intera, il colle isolato viene preso e inclinato di 40 gradi, l'urto fa rimbalzare indietro la frana di 40 metri, le montagne del Toc dopo il Vajont si troveranno 150 metri più in alto del punto in cui sono partite. Questo è il mondo sul quale appoggiamo i piedi adesso, e l'acqua era piena d'acqua, il mondo dove siamo appoggiati noi adesso era l'acqua. Dove è andata l'acqua che era qui? Era pieno d'acqua qui dove siamo noi, Cristo, l'acqua. E l'acqua non ci sta, se la valle sta scomparendo, l'acqua è schizzata verso l'alto, ha fatto un'onda di 250 metri. La vedi la parete? Punta l'onda più alta della parete, punta, la vedi la luce in cima alla roccia, quello è Casso, l'onda è più alta del paese, sbatte contro la roccia e perde slancio, così quando arriva a varicare, la roccia, ha giusto la forza di prendersi il piano terra della scuola elementare, che è la prima casa del paese, le maestre dormivano al primo piano, si svegliano di colpo, sono sveglie, il resto del paese viene sorvolato dall'onda, che lo bombarda a schizzi che sopportano massi da un quintale, che vanno a sfondare il tetto delle case. L'acqua, l'alluvione arriva dal cielo, dall'alto, da sopra il paese, ma non fa morti per un non so quale miracolo. Si svegliano malconci, ma ridotti al buio, si ritrovano, si contano nella piazza, siamo vivi, siamo qua, siamo tutti, ma oltre il bordo del paese non c'è più la strada, non c'è più il mondo. Che cosa può esserci se qui è arrivato questo oltre il ciglio della gola? Sotto qui non c'è più altro che quel rumore. Tu prova a parlare con un superstite del rumore. Io ti posso descrivere le cose, ma il rumore, te lo immagini? Non accade in silenzio tutto questo, è un'onda.
come un treno in corsa che si è spaccata in due sotto queste rocce, metà dell'onda risale a dilavare le sponde del Vajont. C'è un paese, certo, è più basso, è troppo vicino all'acqua, ma c'è uno spuntone che sporge nella gola e l'onda sbatte, rimbalza all'esterno e sfiora il paese. Un muro d'acqua più alto del paese lo sfiora. I morti al cimitero si salvano d'un pelo, anche le frazioni del paese si salvano, ma quelli di sotto, a San Martin, alle Spezie, a Patata, il Cristo, posti dove c'era gente, gli passano sopra 60 metri d'acqua in un colpo solo. La mattina dopo è un'alba livida. Cosa vuol dire alba livida? Io credo che l'alba livida è quando i tuoi occhi, le tue labbra, le tue narici, quando i tuoi organi hanno sentito, visto, udito qualcosa che non puoi descrivere. L'alba livida è in bianco e nero, marrone, giusto? Ecco che cos'è l'alba livida. Un altro luogo comune vuol dire che questi cristiani qua non hanno mica parole per dire a chi non l'ha visto quel che gli è successo. Sono sbigottiti, sbalorditi, sono come bambini da prendere per mano, e arrivano i soldati gentili dagli elicotteri. Gli elicotteri americani, per la prima volta nella valle arrivano gli elicotteri e i camion dei soldati che in tre giorni caricano tutti via di qua. Ma perché? Perché c'è pericolo? De che? Ormai è già successo, non si sa mai, via, evacuazione. Tre giorni per caricare le coperte, per caricare le cose e via, per tre anni, con sussidio di 2000 lire, per ubriacarsi. E chi lavora perde il sussidio. Tre anni in giro a votare il referendum. Dove vuoi andare a vivere, farsa? Erto viene ricostruito in tre parti, a Maniago, nella piana di Pordenone, a Ponte nelle Alpi, nella valle del Piave, e qui. Solo perché un gruppo di testardi a un certo punto torna indietro, rioccupa le vecchie case, ruba la corrente all'Enel e riconquista il diritto di cominciare a costruire un paese dove era prima, a non lasciare una valle che altrimenti forse avrebbe dovuto restare vuota, senza vita. L'altra mezza onda passa sopra la diga del Vajont. Nel punto più alto da quella parte l'onda è alta 250 metri, nel punto più basso solo 150. Ci sono i segni nelle rocce della gola di dove l'acqua è arrivata, come se le ere geologiche non fossero passate mai, come se l'azione delle acque del 9 ottobre del 63 avesse rifatto la genesi del mondo in questa gola. Questo è l'anno zero in questo posto. L'acqua si infogna e forma un lago in corsa alto 170 metri davanti alla diga, che ha le sponde della gola, dietro al muro, ma davanti a Longarone, al centro del mirino. A Longarone hanno sentito il colpo. Temporale. È andata via la luce. È la partita. Che rabbia. Che rabbia. Non vedo la partita. Vai fuori con la sigaretta accesa e vedi che trema, trema la vallata. Mezzo paese alla luce, ma noi no. E intanto sopra la gola del Vajont si vedono questi lampi. È un temporale. No, è un cortocircuito. È un temporale. Tremano le pareti della gola. È temporale. Senti che tuoni. E intanto arriva il vento. È un temporale. È un temporale d'ottobre che cambia il tempo. Succede, no? Che arriva questo vento umido, schifoso, ma strano vento, che porta fuori una specie di acqua polverosa, bagnata, che macchia i vestiti, che cava il respiro. Un'acqua strana, un vento poi che non è come il vento di solito, che arriva, fa un colpo, smette, ricomincia. Questo vento, come inizia, non smette più. Spinge e aumenta, spinge e aumenta, spinge e aumenta. Cristo, non è vento questo? E neanche porta un odore. Ma neanche avessero scoperchiato tombe, ma che cos'è? Una cantina maledetta? È un pistone marcio che spinge avanti l'acqua? Questo è qualcosa che fa vento. La diga! 4 minuti. Da quando piomba la montagna a quando arriva l'acqua a Longarone. 1 minuto e 20 per percorrere la gola a 80 chilometri all'ora in muro dell'acqua. La diga! Via! 4 minuti per decidere come vivi o come muori. Quelli che vanno a casa, dove vai? Vado a svegliarli. Non ce la farai mai a svegliarli. Scappa! Quelli che prende la macchina, il motorino, la bicicletta. Aspettami! Vigliacco, aspettami! Ognuno per conto suo. No, no! Insieme ai figli. I figli, due a testa. Due a testa, via! E quelli che non sanno se salvare l'amorosa o i genitori. E intanto tremano le pareti. E intanto trema il terreno. E intanto si annebbia la vista. E intanto arriva questo vento che fa volare i coppi, che fa spaccare i rami. E arriva sto rumore, come
un treno in crescita, un treno che arriva, Cristo, se sta arrivando il treno, mi tolgo dalle rotaie, dove vai? Che dovunque ti sposti sei ancora sulle rotaie, scappa, no, ti aspetto, scappa, vai tu, non ti voglio aspettare, vai tu che sei giovane, Cristo, prima che arrivi l'acqua, ci pensa l'aria. Come all'uscita di un tunnel della metropolitana, prima del treno arriva l'aria compressa dall'acqua in corsa nella gola del Vaillant, raggiunge una forza, una pressione pari a un fallout nucleare di due bombe atomiche di Hiroshima. Via i vestiti. Via la pelle. Via quello che ci stava dentro. Carta. Polvere. Quanti corpi vuoi trovare dopo una bomba atomica dentro una valle chiusa? Vaillant è anche questo. Mille bare con qualcosa dentro e quasi altrettante vuote. Non ce n'era per tutti da seppellire. Litigavano per avere qualcosa di mettere in una bara. Quel che non ha fatto l'aria lo finisce l'acqua. Questo treno d'acqua che esce dalla gola del Vaillant è alto 70 metri e corre a 70 km all'ora, ma come esce dalla gola perde il binario, perde le sponde della gola e fa un salto, un Niagara, così. Nel letto del Piave raccoglie le pietre del fiume e sbriciola con quel che trova l'Ongarone. Pietre, acqua e fango prendono le case che si trovano dinanzi e le sportano su per la montagna verso le gambe di quelli che stanno correndo disperati verso la salita, che sono gli unici che riescono a salvarsi, e sentono arrivare l'acqua che gli gorgoglia le caviglie, che gli prende le cosce, che gli arriva a sorpassare le spalle. Cristo, muoio, no, mi aggrappo all'erba e l'acqua che mi ha sorpassato in su torna indietro, sono bagnato, non capisco se bagnato di fuori o di dentro, ma vivo, Cristo, vivo, e l'acqua defluisce, spianando l'erba defluisce, e vedo che rientra nel fondo della valle, dove una specie di cappuccino torbido sta coprendo il fondo della valle, entra ed esce dalla parte opposta, una lingua d'acqua a spazzare un altro paese, e in questo modo risale per 2 chilometri il Piave controcorrente, l'onda del Vaillant. Mezza onda del Vaillant a parar giù paesi nel letto del fiume. L'altra mezza onda si è già presa la direzione del mare e a Ponte nelle Alpi, a Belluno, e chilometri dopo il Vaillant, il muro d'acqua che corre lungo il Piave è alto ancora 12 metri. Io da bambino mi ricordo che mi portavano sul letto del Piave a vedere le cose del Vaillant appese sugli alberi. Io capivo che erano le cose del Vaillant, ma non ho mai capito io chi le aveva appese lassù. Cosa potevo immaginarmi che l'acqua fosse arrivata fin lì io? E il giorno dopo, aspetta, l'onda di riflusso che era andata in su, 15 minuti dopo la prima ondata, torna indietro, spiana, è un'onda di riflusso, sì, spiana, fa tutto liscio, quel che la prima ha mosso, la seconda sistema, come è sulla spiaggia, no? L'onda di riflusso del mare è a Longarone, fa tutto piano, liscio. E lì, la mattina dopo, si affacciano i soccorritori, più niente da fare o da dire. 5 paesi, migliaia di persone, ieri c'erano, oggi sono terra. Nessuno ha colpa, nessuno poteva prevedere. No, io ho scritto, la Sade spadroneggia, ma i montanari si difendono. Per piacere, signora Merlin, ci sono i morti. Niente speculazioni politiche. Un sasso è caduto in un bicchiere e l'acqua è uscita sulla tovaglia. Tutto qua. No, io ho scritto, una frana di 50 milioni di metri cubi minaccia vite averi. Per piacere. Signora Merlin, ci sono i morti, sciacalli. Sciacalli? Sciacalli, scriveva Montanelli sul Corriere della Sera. Sciacalli ripetevano a lettere cubitali i muri delle città italiane contro chi osava mettere in discussione la verità della disgrazia del Vaillant. Ma ti pare che questa si può tenere nascosta?
Beh, dimmelo tu! La diga del Vajont è il muro di Belluno. Funziona benissimo. E adesso fatti un nodo al fazzoletto. Io il 10 ottobre andavo in seconda elementare. Mi sveglio la mattina a 7:30, mia mamma piange, non perché ha litigato con mio papà, che non era a casa quella mattina, ha fatto il ferroviere mio papà. Quella mattina portava la corsetta, Treviso Conegliano, lavoratori e studenti. Come arriva al ponte della Priula, a Susegana, sul Piave, trova un segnale di rallentamento, il treno deve marciare più piano, a passo d'uomo, perché? Perché l'acqua del Piave, nera, lambisce le arcate del ponte, quella mattina porta giù di tutto, carcasse di animali, alberi sradicati, automobili rovesciate, e le sponde del ponte della strada, lì affiancato alla ferrovia, sono nere di gente, spalla a spalla, civili e militari, girati verso l'acqua, ognuno una pertica in mano. Venute fuori da dove? Dagli orti? Con quelle pertiche fanno un pettine per fermare i morti che in mezzo al resto vengono giù sul filo della corrente. Altra gente coi rampini li allinea sugli argini, da ogni paese del Veneto lungo il fiume. Quel giorno la gente molla la vendemmia, corri a vendemmiar sul Piave, per questo che è il più grande funerale che mai abbia attraversato questo paese, dopo Caporetto. E non era solo il suo, era quello di quell'Italia contadina che non serviva più a nessuno. Potete alzarvi in piedi, per favore. Quante sono 1000 persone? I morti del Vajont sono due volte noi qui adesso. A volte ci dicono di osservare un minuto di silenzio, è una fesseria. I silenzi non si osservano, si cantano. Bisognerebbe cantarli. Non esiste una canzone per questa storia e per il Vajont. Il vostro silenzio è quella canzone. Grazie e non dimentichiamolo.